Buonasera, benvenuti alla 16ª puntata di Notte Gol. Saremo insieme approfondendo quelli che sono i temi relativi alla partita fra Frosinone e Ternana, approfondendo anche i temi che sono relativi alla campionata di Serie B. Tanto per cambiare, altri due esoneri questa settimana. Mimmo Toscano non è più l'allenatore dell'Avellino, ma questo lo si sapeva già sabato sera, tant'è che l'abbiamo dato nel nostro Galileo Sport proprio sabato sera. E oggi è la volta di Serse Cosmi. Mentre ad Avellino è andato Novellino, a Trapani c'è il secondo Recchi, in attesa poi di quella che è la decisione del presidente Morace. Staremo a vedere insomma quello che accadrà nelle Trapani. Certo che il calcio è strano, no? Osannato, idolatrato alla fine della stagione scorsa, Serse Cosmi, la 16ª giornata del campionato successivo, l'altro anno ha sfiorato praticamente la Serie A. Dopo 16 giornate, il campione di Serie B, l'anno successivo viene esonerato. E questo è il calcio italiano. Noi però questa sera approfondiremo appunto i temi di cui vi dicevo prima, ma cercheremo di conoscere più a fondo anche un personaggio che, grazie alla disponibilità della Terana Calcio, della collaborazione dell'addetto stampa, Lorenzo Modestino, è qui con noi. Marino Defendi, grazie per essere con noi. Grazie a voi, Grazie a buonasera a tutti. Marino. Vicino a Marino c'è Marco Iapadre, un ritorno, grazie a Marco per essere con noi. Grazie a E te, Marco, c'è buonasera a tutti. l'immarcescibile Luca Giovannetti. Buonasera a tutti. Al reduce di aver rivisto la partita fra Frosinone e Ternana, questa volta voglio dire si poteva anche rivedere una volta, due, tante volte. No, l'ho visto una volta, Una con volta, quindi. attenzione, ma una sola volta. Cioè, stavolta che potevi rivederla magari Ma due, tre volte, l'hai l'ho vista visto una solo una volta, ma volta. ci ho messo quasi 3 ore, fermo immagine, torno indietro. Ah, vabbè, allora, quindi hai messo a fuoco tutte le varie Certo, situazioni. sì. Bene. Marino, come ti trovi a Terni? Bene? Bene, sì, bene. Sto bene, mi trovo bene qui, anche perché comunque è una città che ho apprezzato da subito, una città che si vive bene, non è caotica, poi soprattutto l'importante da parte della famiglia. La famiglia che viene secondo me prima di tutti è quella che si trova meglio, quindi la cosa più importante. Tra l'altro, è una città in pianura. Se stavi a Perugia, non te lo potevi permettere di andare in giro con la bicicletta. Eh? Meglio a Terni, lo diciamo. È venuto in bicicletta anche stasera, Marino. Oh, immagino che voi non lo sappiate, perché hai il numero 25 Defendi Non sulla lo so, maglia? Ne ignori? io non lo Lo so, ignori? Tu non lo lo so, non lo ignori? so neanch'io. Guarda che. Marco, vabbè, forse, ma tu che sei morte e vita e miracolo di ogni calciatore, lo faccio dire a Defendi? O Sì, ti fidi che lo so? no, beh, Allora certo. facciamo dire a No, è il Defendi. giorno È di una questione di nascita. motociclismo, fra No, l'altro, allora, prima perché qua infatti no? alcuni Allora hanno sbagliano. equivocato, Sì, hanno sì, sì. No, io ho sbagliato. sempre avuto il 34 Che era il perché era, numero. sì, di Camille Schwanz. E l'ho cambiato con le regole nuove della Lega di Serie B, no? Che prevedono i numeri in base ai giocatori che si hanno in rosa. E quindi sono passato al 25 perché il 25 è il giorno del compleanno, cioè del compleanno, il giorno della nascita di mio figlio, il Che primo, guarda caso si chiama? Senti, Kevin. Sì, ma sei appassionato di motociclismo? sì, sì. Sai che a Terni abbiamo avuto un campione del mondo Libero Liberati, abbiamo avuto Fosco Gianzanti, abbiamo avuto Mirko Gianzanti e adesso abbiamo Danilo Petrucci. Sì, infatti, E sì. quindi, voglio dire, anche Che uno che come. se la cava, eh? Sì, Sì, abbastanza, abbastanza. Quest'anno Sì. c'è la Ducati ufficiale, quindi. Vediamo un po'. Il tuo idolo qual è? Oltre attualizzando, voglio dire, questa tua. Vabbè, uno dà per scontato che Rossi, cioè comunque per quello che ha fatto, per quello che ha vinto, resterà sempre migliore negli ultimi anni. Però Marquez è davvero un talento fantastico. Cioè, come guida la moto, almeno per come vedo io le moto, è da pelle d'oca. Perché quei traversi in curva sono Ti emozionanti. piacciono quelle cose lì, Sì. traversi in curva. Rivedo un po' lo Svans dei tempi d'oro, il pazzo che guidava la moto come se fosse una bici da Ti sarà cross. piaciuto anche Barry Shane, immagino. No. Sinceramente non lo Non so, perché poi quando ero piccolo c'era il lo. Ma ragazzo già, di mia Barry sorella Shane. che lui era invasatissimo e mi aveva inculcato il mito di Svanzi in testa e quindi vedevo solo lui. Solo lui? Bene. Oh, ti faccio presente che fare altre cose, ho dimenticato
diciamo un altro personaggio, grandissimo personaggio del mondo motoristico ternano, ovvero Giampiero Sacchi, perché Giampiero Sacchi è stato il team manager dell'Aprilia, è stato il team manager di Rossi, è stato il team manager di, ne dimentico tanti, anche dello stesso Petrucci, ma c'era un altro che mi dimentico, di Capirossi, insomma, Terni è la città dei motori, oltre che la città del calcio. Stavi annuendo, ho dimenticato qualche altra cosa. Beh, anche Pileri, no? Ah, Paolo Pileri, scusa, chiedo scusa, infatti Paolo Pileri, campione del mondo 225. Quindi Terni ha avuto due campioni del mondo. Cavoli. Libero Liberati e Paolo. E adesso c'è Petrucci. Non parliamo solo di calcio. Ah no, infatti visto, abbiamo fatto questa panoramica, diciamo, sul motorismo. Ma tu ami anche un altro sport, diciamolo, chiaramente. Certo, a Bari stavi meglio perché lo potevi esercitare meglio, no? E qui devi fare qualche chilometro, ma insomma... No, amante... della pesca. Della pesca. A caso la tua esultanza quando fai gol? Sì, che lì era una cosa che avevamo programmato io e Polenta, Diego Polenta, ai tempi di Bari, perché andavamo a pesca assieme. E quindi siamo detti, cavoli, quando facciamo gol. C'era poi Sciaudone, che era lui, era l'anima degli scherzi di queste cose, quindi... Bergamasco come te, sì, giusto? Io andavo in pesca e lui faceva il pesce che saltava. Senti, insomma, anche Terni, insomma, è abbastanza... Ci sono laghetti sportivi, ma c'è il fiume Nera, che è ricco di trote, quindi... Sì, no, adesso ho conosciuto, vabbè, i laghetti Sabini a Magliano Sabina, giusto? Sì, c'è Magliano Sabina, sì. E laghetti di pesca sportiva, e sono andato lì già svariate volte. Bene. Adesso il prossimo passo è rifare la tessera per andare a pescare sul Nera. Ti distende andare a pesca? Mi piace, mi rilassa, anche perché è un momento in cui... Non c'è nessuno che mi può sviare, nessuno che mi può... A contatto con la natura... Io, solo con me stesso, è fantastico. La canna e il mulinello. La canna e il mulinello. Questo è Marino De Fendi, l'abbiamo fatto un po' conoscere leggermente più approfonditamente. Più tardi, invece, grazie a Marina Ferretti per la rubrica Conosciamoli, andremo a conoscere Alessandro Piacenti. Il terzo portiere se ne è parlato direi poco, però ragazzo credo volenteroso, che si impegna, serio, per cui è giusto anche dare ampio risalto a quelli che sono magari dietro le quinte, che però danno un contributo importante anche ai compagni di squadra per allenarsi, sì, no? Se sì, sì, anzi, secondo me, per come vedo io il calcio, lo so che non è difficile, perché è capitato anche a me, non è facile comunque non giocare. Però penso che loro siano, cioè loro, quelli che giocano meno sono l'anima di un gruppo, perché comunque anche grazie a quelli che giocano meno, con l'impegno che danno tutti i giorni, permettono comunque agli altri, a quelli che giocano spesso, di esprimersi al meglio, sia in allenamento per poi farlo in partita. Quindi penso che siano fondamentali. Oh, io ho commesso forse un errore, poi entriamo nell'aspetto calcistico. Abbiamo parlato di un figlio, di Kevin, però ne hai due di figli, due, no? Sì. Quindi, l'altro è Danny. La signora si chiama Eleonora. Eleonora, quindi oltre a Kevin c'è anche un altro Danny, bambino. Sì, sì. Cinque mesi a lui. Due maschietti. Piccolino. Due maschietti, piccolino, è andato quindi... A luglio, tutti e due a luglio. Ah, quindi eri a Bari quindi ancora. Sì. Cioè, sono nati a Bergamo loro, però, perché io quel periodo, giustamente col calcio, si va in ritiro. Ah, certo. Infatti, fortunatamente, il secondo l'ho visto nascere, il primo no, perché stavo già in ritiro. Vogliamo fare, magari vediamoci anche il lavoro grafico realizzato da Maurizio Bonifazi, vogliamo fare gli auguri a Alberto Masi, no? È diventato papà di una femminuccia, fra l'altro ho visto anche la fotografia sui social, Ludovica. Uno splendore, Ludovica, quindi tante congratulazioni ad Alberto e alla sua signora. Sì, il nome tu lo ricordi? Me lo dimenticato, vabbè, alla gentile signora. Camilla, giustamente, e quindi un benvenuta a Ludovica. Se abbiamo la fotografia, appunto, che è la fotografia, il lavoro grafico che ha realizzato Maurizio Bonifazi, più tardi la faremo vedere.
Quindi praticamente ha giocato sapendo di essere diventato papà da pochissime ore. Sì, alla, se non sbaglio alle 7.40 di mattina è nato. Infatti sono sceso alle 8 a far colazione, era già lì tutto in tensione. Un dolce fa, è nata. Un dolce risveglio, eccolo qua, Alberto Masi, 26-11-2016, con un bel fiocco rosa. Diciamo, siccome per Maurizio Bonifazio è stato anche il migliore in campo, se non altro voglio dire, no? Questa bella notizia della nascita di Camilla, lietata anche da una ottima prestazione di Alberto Masi, che ha giocato secondo me davvero una buona partita. Bene, divagazioni sul tema, entriamo nell'aspetto calcistico. Che campionato è questo di Serie B, Daniele Marino? Tosto. Secondo me anche più tosto degli anni scorsi. Campionato molto livellato, si vede anche dalla classifica. Campionato dove non ti puoi permettere nessun passo falso, perché al minimo errore ti puoi giocare i 3 punti in ogni partita contro ogni squadra, sia che giochi con la prima e sia che giochi con l'ultima in classifica. Meno male che, diciamo, un aspetto positivo, visto poi l'andamento del campionato della Ternana, è quello che nella parte destra della classifica le distanze sono davvero molto 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 piccole, no? E quindi l'importante è mantenere la linea di galleggiamento, certo, e non perdere ulteriori colpi. Sì, quello sicuramente. Dopo l'obiettivo di tutti è sempre quello di vincere, però magari ci sono certe partite che bisogna essere anche bravi a non perdere. Questa è la cosa fondamentale, perché anche un solo punto a fine campionato te lo ritrovi sicuramente. Luca e Marco, a vostra disposizione, fatemi parlare poco perché ho perso la voce con una radiocronaca e una telecronaca, sono quasi a zero, quindi aiutatemi. Marino, la Ternana, escludendo i 4 portieri, 13 under nell'ambito di 25 giocatori di movimento, il che significa poco più della metà, ed è la terza squadra più giovane del campionato dopo Brescia e Vicenza. Questo evidentemente comporta dei vantaggi, però forse comporta anche qualche limite, qualche svantaggio, no? Cioè la linea verde ti premia per molte cose e forse ti penalizza per altre. Ti chiedo, secondo te questo elemento finora pesato, a me vengono in mente, ma è chiaro che non parlo di responsabilità specifiche in quelle circostanze, certo, le 2 partite pareggiate, che in realtà erano vinte nei minuti di recupero, Trapani Ternana e Ternana Cesena. Forse con una rosa più matura questo non sarebbe accaduto, oppure sono situazioni incidentali? Secondo me sono occasioni incidentali, perché comunque al di là del pareggio, cioè comunque in quelle 2 partite si era vista una Ternana, cioè un'ottima Ternana, una Ternana che comunque giocava, una Ternana che si proponeva, che rischiava. Dopo l'errore ci sta, l'errore lo fa il giovane come magari lo può fare quello più anziano. Quelli sono appunto le cose che parlavo prima, sono gli errori che bisogna cercare di limitare. Limitare, perché in un campionato come questo vedi 2 pareggi, cioè subisci subito. E è normale che magari un po' di inesperienza ci può anche essere, però questa non deve essere una scusante. Anzi, secondo me è anche importante che comunque una società di calcio punti molto sui giovani, perché negli ultimi anni comunque non si è visto tanto questo, almeno per come la vedo io. Anzi, farei giocare sicuramente molti, molti più giovani in alcune squadre, e sicuramente molti più italiani, che non me ne vogliano gli stranieri, però se vogliamo far crescere il calcio italiano bisogna comunque cercare di puntare sui giovani già da presto. Senti, fra altre cose, visto che hai parlato di giovani, hai giocato anche con la nazionale Under 20 di Paolo Berrettini. Sì, sì, sì. Paolo Berrettini, insomma... L'ho sentito non tanto tempo fa, tra l'altro. Tutto nella vita, tutto ritorna, no? Nel senso, quindi... Paolo, che spesso è stato anche ospite dei nostri studi, che dovrebbe chiudere la sua esperienza in Congo, quindi credo che la finisca, insomma.
Torniamo al nostro calcio, non so se Marco oppure Luca vuol continuare. Marco. Io avevo una curiosità tattica più che altro, perché Marino ha dimostrato di poter ricoprire più ruoli nel centrocampo, non, più che a Terni dove è sempre, quasi sempre diciamo, stato impiegato da mezzo, da, diciamo, da mediano o pure da esterno, però anche a Bari è giocato anche centralmente, giusto? Sì, sì. A Bari li ho fatti tutti, centrale. E appunto, quindi ti volevo chiedere, a prescindere dal fatto che ovviamente un professionista poi dopo si mette a disposizione dell'allenatore e gioca, fa quello che gli chiede l'allenatore, però qual è il ruolo dove tu senti di poterti esprimere meglio, dove senti di poter sfruttare al meglio le tue capacità? Beh, io ho sempre preferito giocare da mezzala, sincero. Dopo è normale, come dici te, mi metto a disposizione, se l'allenatore mi dice di fare il terzino lo faccio, dando il massimo, quello che posso dare lo do sempre. Normale che da parte mia giocherei sempre solo da mezzala, che da mezzala comunque riesco a far risaltare di più le mie qualità, cioè nella corsa, nell'arrivare sul fondo, mettere il cross per la punta. Dopo sono uno che si è sempre adattato, perché infatti, come dicevi te, a Bari ho fatto, vabbè, il terzino, ho fatto la mezzala, ho giocato due in mezzo al campo, ho fatto l'esterno alto, quindi diciamo che riesco ad adattarmi, però appunto la mezzala è il ruolo che preferisco. Quindi interno destro di una mediana a tre, quello che ho fatto quasi sempre in questa stagione a Terni, sì, sì, prevalentemente, sì. Insomma. Come il laterale destro in un eventuale 4-4-1-1, che è una soluzione che Carbone sta studiando e che ad esempio ha riproposto nei minuti finali a Frosinone, sì, anche, con, anche con l'Entella. Con l'Entella. Sì, sì. No, da ala, diciamo, alla vecchia scuola, è stato uno dei primi ruoli che ho ricoperto anche con l'Atalanta. Agli esordi giocavo così, perché anche con Colantuono mi facevo giocare esterno a destra, quindi lo posso fare, cioè non è un problema, ecco. Senti, quanto ti ha aiutato in questo inserimento nel gruppo la presenza di due ragazzi con cui eri a Bari, cioè Contini e Di Noia? Sì, mi hanno aiutato sicuramente. Dopo, guarda, sono un ragazzo che, diciamo, mi abituo facilmente, non sono uno, diciamo, timido, cioè quando entro in un gruppo nuovo cerco subito di ambientarmi, di farmi conoscere come quello che sono. E quindi non mi faccio alcun problema. Dopo è normale quando hai magari conosci i ragazzi già da molto, perché anche lo stesso Damiano lo conoscevo. Certo, qualche anno fa era a Bari, certo. Quindi certo diventa più facile. Tra le altre cose è un tipo aperto, no? Sorridente. Se voi guardate su Google, digitate Marino Defendi e guardate le immagini, a parte quello che poi lo vediamo come eri, però dicevo, a parte quello, non trovo una fotografia in cui Marino è così non triste, è sempre sorridente, mai imbronciato, mai insomma che ha quel sorriso smorzato, no, assolutamente lo trovo sempre sorridente, quindi testimone di una solarità davvero, davvero incredibile. E, a proposito di... Vabbè, no, ci torniamo dopo, però vorrei vedere una clip e poi andiamo a vedere la partita. Una clip che, voglio dire, vai a vedere il curriculum di gol, ne ha fatti non moltissimi, 18 in tutta la carriera, sì. 18. Però, cioè, vanta, che ne so, 43 partite in Serie A con l'Atalanta, 26 in Serie A con il Lecce, 31 in B con l'Atalanta, 171 in B con il Bari, 18 con il Grosseto, 4 in B con il Chievo, con la Ternana finora 12 presenze in B, insomma sono sicuramente numeri importanti, 18 gol fatti. Girando qua e là per internet ho estrapolato praticamente quello che ritengo un bel gol, che probabilmente l'ha imparato da... ma forse... da Riccardone, che ci sta guardando probabilmente, anzi lo saluto perché anche ieri ha vinto in trasferta Riccardo Zampagna con il suo Sardegna. In Sardegna, quindi la Sardegna riporta fortuna, due trasferte e 6 punti ha portato a casa. Ha vinto anche Schenardi, che salutiamo. Salutiamo anche Marco Schenardi, che spesso e volentieri, anzi preparati che una di queste settimane sarà con noi. E allora andiamo a vedere queste due clip, sono due clip che... ecco, questo è... guardate.
E difendi quello che fa la semirovesciata, eh? Un bel gol veramente. Galano che batte il calcio d'angolo e difendi che va a colpire con il destro palla in rete e poi è classico. Ah, è a Sì, Varese? È a Varese, dov'è? col Varese qua. Sì. Classica, vedete, insomma, dopo festeggiamento, esultanza a mo' di pescatore, insomma, che ha preso una bella carpa. Ok, questa è la prima, e poi c'è un'altra piccola clip poi, che ci dimostra, vedere, chi c'è stato sicuramente avrà un grandissimo ricordo, perché chi me l'ha raccontato sono sicuramente delle cose straordinarie, avvengono delle cose straordinarie. Dove siamo qui, Marino? Madonna mia, va qua, alla festa della Dea qua. La festa della Dea con Mamma Marino De Fendi sul palco, non riusciva a parlare proprio Sì. per l'entrata. Eri anche emozionato qui, mi sa, ma mi vero? emoziono facilmente. Sì, eh? Sì. Senti, ma Poi per un bergamasco, insomma, no? Giocare sì. nell'Atalanta. Sì, no, Senti, infatti, ho realizzato un sogno. che festa è la festa della Dea? Certi punti di vista è veramente indescrivibile perché, cavoli, ti ritrovi, cioè è peggio che essere allo stadio, molto peggio perché comunque il calore delle persone di Bergamo è eccezionale. Poi lì sono 5 giorni dove se va male girano tra le 15.000 persone a sera. Poi Tu ovviamente vabbè, ci sono anche manifestazioni, cioè tipo beneficenza, sì, beh, so, fanno lo molte cose. consideriamo, noi l'abbiamo detto che ultimamente hanno donato 25.000 euro, no? Sì. Quando sono Per venuti il a Terni terremoto. per i terremotati, quindi a testimonianza appunto di quello che dice appunto Marino. Poi Sì, anche a dal volte punto dopo si vuole sempre vedere magari solo il lato negativo di certe infatti, cose. vuol dire, e Invece. poi organizzano delle cose straordinarie, a parte lì ci hanno passato anche dei guai con il carro armato sopra le Sì, vabbè, cose assurde. macchine, Sì, le cose cose assurde d'altre. all'interno, veramente È fantastiche. stato un anno che era, mi ricordo, chi era la punta, Pellegrino, boh, che erano fatto arrivare con la mongolfiera. Lì sono terra, velamassi. Ovviamente conosci Incredibile. la grande amicizia Sì, esistente tra i tifosi della Ternana e quelli dell'Atalanta. è Tra l'altro a Bergamo c'è sempre uno striscione rosso-verde in curva, eh? In tutte le partite vero, l'avrai notato, insomma. è vero. Ma poi ho notato che anche qua, cioè ogni partita in casa mi trovo sempre qualcuno di Bergamo fuori che mi Sì, ferma. è vero, Sì, sempre. è vero. Tra le altre cose, è un momento fortunato per l'Atalanta, tra l'altro visto che ieri hanno atteso la Beh, squadra, 8 vittorie e un eh? pareggio nelle ultime 9 partite, Cavoli, sta quindi facendo insomma. cose straordinarie. Sono quarti, giusto? Sì. Quarti con la Quarti, Lazio. 28 punti. Eh sì. E domenica c'è lo scontro con la Juve. Juventus-Atalanta. E allora, andiamo a vedere la sintesi e parliamo di Renato Frosinone. È un piacere, insomma, ne ha tantissimi di ricordi, sicuramente Marino da raccontarci. E andiamo a vedere questa partita e la commentiamo insieme a Marino. Oh, io la contestualizzerei questa partita perché. Poi qualcuno ha minimizzato il pari portato a casa dalla Ternana. Assolutamente, voglio dire, bisogna anche contestualizzare i risultati che si ottengono in determinate circostanze. Ovvero, si giocava contro la prima della classe, si giocava in uno stadio che è un catino, uno stadio pieno, Ternana che doveva dare consecutività alla vittoria con Lentella, insomma. C'erano tutti i presupposti affinché fosse davvero una partita delicatissima. E invece la Ternana l'ha portata a casa questo pareggio, secondo me anche con pieno merito. Forse avrà attaccato di più sicuramente. Anche se ho visto il possesso palla è 51 a 51 a 49. 49, quindi vuol dire significa che. Però la Ternana ha portato a casa questo punto, credo anche meritatamente. Che partita, quanto è stata difficile questa partita, Marino? È stata una partita molto difficile perché comunque loro, cioè, sono, anzi, penso che sia una delle squadre migliori di questo campionato come organico. Una squadra che comunque rispetto all'anno scorso in Serie A ha cambiato veramente poco. Poi, come dicevi te, in un campo come questo è sempre difficile.
E fra l'altro, quanto sei stato tu a dare quel pallone a, oh, sì. il A Palombi, a sì. Palombi? Sì, è passato quasi inosservato, ma ha fatto un gesto, non perché è No, qui, ma ha fatto un gesto no. tecnico stupendo, perché da quella posizione per poter essere pericoloso poteva fare soltanto quello, scavalcare il portiere, perché altrimenti la palla gli sarebbe andata in mano al portiere. Ha servito un assist delizioso. Tra l'altro tutta l'azione è stata bella perché è nata da un anticipo efficace, molto efficace, di Masi sulla tre Sì. quarti su Dionisi che stava partendo, poi c'è stato il lancio per Marino Defendi che si è allargato e come abbiamo visto ha scodellato questo cross, bello lo stacco aereo di Palombi in sospensione, fallo di mani di Ciofani, corretta l'interpretazione arbitrale, almeno questa, nel senso che era giusto assegnare il rigore ed era giusto ammonire l'ex rossoverde, non c'erano... diciamo gli estremi per il cartellino rosso, semmai tali estremi c'erano in altre circostanze per altri giocatori giallo-azzurri. E allora, il primo tempo abbiamo visto che si è chiuso in quel modo. Adernana forse nel secondo tempo ha corso qualche rischio sui tiri sui calci di punizione di quel suo numero 11, Krigol, mi sembra Sì, si il chiama. tedesco Kragl. Kragl, scusate, che insomma veramente li tira molto bene. E solo lì si sono corsi grandi pericoli, Sì, no, credo. infatti. Però Cioè, anche la perché... grossa palla gol l'abbiamo la costruita la Ah, Ternana quella con sull'asse Falletti. Venatti Falletti, certo. Poi in realtà poi c'è stato subito dopo, ma non si vede nella sintesi, un colpo di testa di Masi che ha sfiorato il palo, insomma. Secondo me Masi l'ha vista all'ultimo minuto Sì, quella, sì, credo, sì, eh. Gli è sì, sbucata... sì. Sennò Gli è quelle sono sbucata la palle che fede, sì, Masi quello là. solitamente non sbaglia. Credo si sia lasciato disturbare dall'avversario che gli ha saltato davanti a un metro e mezzo, perché altrimenti era veramente indisturbato e poteva colpire in piena libertà. Se avesse battezzato bene quel pallone sarebbe andato dentro Sì, sicuramente. sicuramente. Certo, lì i giocatori del Frosinone che reclamavano un corner non concesso avevano ragione, perché Sì. sulla pulsione di Kragl prima c'è una leggera deviazione di un uomo in barriera e poi anche la mano aperta di Aresti. Quindi c'è Sì, sulla... una Sì, duplice sì. deviazione. Tra l'altro molto bravo Aresti nella circostanza, molto bravo. Lì c'erano due motivi per concedere il Sì, no, quella corner era calcio d'angolo, che nell'arbitro e peccato nell'assistente hanno concesso, insomma. che... Che partita ha fatto la Ternana a tuo avviso a Frosinone, Marino? Secondo me ha fatto un'ottima partita perché comunque, come detto prima, non è mai facile giocare in un campo come Frosinone. E comunque, come si è visto anche dalle statistiche finali, abbiamo cercato di giocare dall'inizio alla fine. Abbiamo cercato di tenere comunque il pallino del gioco. Dopo è normale quando giochi contro una squadra in casa, del Frosinone, cioè non è facile, però penso che ci siamo mossi bene, abbiamo creato molto e il pari è giusto perché comunque vabbè, anche loro hanno fatto molto. Oh, diceva Aresti dopo la partita con Lentella, quasi sorprendendo, perlomeno me, non so se gli altri sono rimasti sorpresi o meno, diceva io e i miei compagni di difesa sono tra i più bravi del campionato, il mio reparto difensivo è uno dei più forti del campionato. Se vai a guardare poi lì per lì, vai a guardare indietro, ti rendi conto che insomma l'Adrenalina aveva subito parecchi gol, è vero che... Non dipende solo dalla difesa, ma dipende dalla fase difensiva se prendi parecchi gol. Quindi. Però diciamo che in queste ultime 2 giornate la difesa sembra aver ritrovato quella compattezza che aveva diciamo, dalla seconda, terza giornata in poi, e poi dopo c'è stato un periodo invece che prendeva gol anche abbastanza Sì, facilmente. Aveva ragione Aresti, quindi che i giocatori dell'Atalanta in difesa sono dei giocatori secondo importanti. me ha ragione perché comunque quello è anche un sintomo di fiducia nei propri compagni. È una cosa che poi si acquisisce nel tempo, giocando assieme. Questa è la cosa fondamentale, il conoscere il proprio compagno. Perché a volte in campo magari vengono meno gli schemi, ma viene di più il fatto di conoscersi, E di aiutarsi a vicenda. di sapere che magari anche a spalle la porta so che il mio compagno è lì e non ho bisogno di nessuno schema. Quella penso che sia una cosa fondamentale in un gruppo. Dopo è normale che non si può costruire in 2 mesi, una cosa che si costruisce magari in un campionato o anche di più. Però penso che sia la cosa fondamentale.
Però Marino, no? Come allora, torniamo un attimo, scusami Luca, per la pubblicità e poi magari riprendiamo dalla domanda di Luca. Quindi la linea passa ad Alberto Francioli, che nel frattempo appunto ha dato il cambio a Vincenzo Vulpiani, che ringraziamo. Linea ad Alberto. Gomme lisce? Niente soldi? Se non sai dove sbattere la testa, vieni a trovarci! Gross Market del Pneumatico. Gomme nuove, usate e d'occasione. A Terni, in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Da noi puoi trovare il pneumatico su misura per te. Gross Market del Pneumatico. A Terni, in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Telefono 0744 30 14 24. Questa vita ti sconvolge. Antonelli Ottica, salvaguarda la salute dei tuoi occhi. Controllo gratuito della vista computerizzato. Consegna immediata degli occhiali da vista. Centro lenti a contatto. Concessionario lenti Rodenstock. Dealer delle migliori griff. Antonelli Ottica, a Terni, in via Turati 22. Telefono 0744 27 50 23. Siamo presenti anche ad Amelia, Narni Scalo e Orte. Umbria Dent, centri odontoiatrici. Altissima qualità con materiali e protesi certificate made in Italy. Velocità, efficienza ed elevata professionalità senza lunghe attese. Prezzi bassi fino al 40% in meno e finanziamenti a tasso zero. Igiene dentale a 25 euro. Protesi fisse in 24 ore. Prenota subito la tua visita senza impegno. Umbria Dent, professionalità e qualità ai prezzi più bassi. Siamo a Terni, in via Gramsci 22, davanti alla Coop. Fausto Moda, le migliori firme della moda uomo, donna, bambino, presenta le importanti novità delle collezioni autunno-inverno nella sua sede di San Gemini. 1000 metri quadrati di esposizione interamente dedicati a te, con prestigiose firme come Siviglia, Armani, Elisabetta Franchi, Henry Cotton, Wurrich, Fred Perry, Armand & Blaine, Boglioli, Petri, Colmar. Fausto Moda, un modo di vestire, uno stile di vita. Fausto Moda, San Gemini, Terni, telefono 0744 24 25 31. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. Da quest'anno il nuovo servizio transfer per porti e aeroporti con partenza sotto casa tua. Allora, torniamo insieme e naturalmente si discute nel momento in cui non c'è la pubblicità, ma tutte cose che insomma si dicono anche in diretta, assolutamente. Oh, volevo salutare Graziano Antonelli, il papà di Rebecca, salutiamo anche la mamma, che sono a Cincinnati e stanno guardando la trasmissione via streaming. E anzi, Graziano ci ha mandato la foto di Rebecca, questa bambina che, ecco, vedete, sta a Cincinnati, l'albero di Natale. Rebecca, insomma, da qualche anno ha qualche problemino, grazie alla generosità dei Ternani. E, diciamo, per l'ennesima volta è in America per un intervento. Graziano ci ha mandato questa foto e pregandomi di ringraziare tutti i Ternani che sono stati così generosi per assecondare quelli che sono gli sforzi economici della famiglia appunto di Rebecca. Quindi questo è il saluto di Rebecca da Cincinnati, un saluto a tutti i Ternani, e noi non possiamo far altro che salutare Graziano, salutare la signora, la moglie di Graziano, è un bacione grandissimo a Rebecca.
tutta Terni è con Rebecca, quindi è davvero un grosso abbraccio, un caloroso abbraccio, con la speranza di riabbracciare presto Rebecca qui, qui a Terni. Luca. Parlavamo prima, avevamo iniziato ad affrontare il discorso sulla tenuta difensiva. Allora, io credo che la Ternana sia una delle poche squadre del torneo cadetto ad avere tre cotitolari alla pari al centro della difesa. Poi gioca a quattro, tranne l'infausta gara iniziale di Cittadella, e quindi a turno uno resta fuori. Però Massimo e Cariello e Valiant sono tre cotitolari assolutamente alla pari, no? Un lusso del genere non se lo può permettere neanche il Verona, che ha Bianchetti e Caracciolo, a mio modesto avviso, inferiori, perlomeno per cifra tecnica, ai difensori rossoverdi, ma non ha un terzo cotitolare alla pari. Forse ce l'ha il Frosinone, dove Russo potrebbe insidiare Ariaudo e Brighenti. Poi io vedo poche altre squadre con questa qualità nei difensori centrali. E allora come mai la Ternana ha subito 3 gol in 13 partite su 16? Penso che sia, beh, a parte il fatto, quello che dicevo prima, il fatto di conoscere il proprio compagno, che sono cose che comunque si imparano col tempo. Dopo è normale, magari anche viene a mancare un po' di, come si dice, di, non mi viene, passami il termine, di tranquillità. Sì, di tranquillità, magari dopo che hai giocato delle partite come appunto quella di Trapani, che è una partita che sul campo hai stravinto, e poi magari quell'errore che nel calcio ci sta, perché ci sta, però magari dici, cavoli, facciamo tanto e portiamo a casa poco, e una volta, e la seconda volta, magari anche quello comunque... Anche perché l'episodio Cisterna è arrivato 5 giorni dopo. Quindi... E quello, infatti, sono una dietro l'altra, che magari ti possono condizionare. Però, come dicevo prima, a volte il punto te lo ritrovi a fine campionato. E quindi io sono sempre stato abituato a cercare di guardare il bicchiere mezzo pieno. Quindi cerco di prendere le cose positive e di rimetterle di nuovo in campo nella partita seguente. Quello che, vabbè, adesso stiamo riuscendo a fare, nonostante un periodo un po' grigio. C'è Marco, un'altra domanda? Sì, avevo un paio di considerazioni su questo argomento che stavamo trattando, cioè la tenuta difensiva. E cioè, giustamente Luca diceva che ci sono squadre tipo il Verona che hanno per cifra tecnica difensori probabilmente anche inferiori, che però rendono di più. Quello probabilmente comunque perché in campionati come questo conta tanto anche l'esperienza e la malizia in determinati ruoli, possono fare la differenza e possono andare a colmare un gap tecnico e anzi a superarlo, diciamo. E un altro aspetto è che, come diceva prima giustamente invece Ivano, non è soltanto la difesa nella fase difensiva che conta, ma è tutta la squadra. Certo, sì, e sicuramente, a mio avviso, in queste ultime due partite ho visto una Ternana che riesce a gestire meglio la palla anche nelle situazioni un po' di affanno, cioè quando riesce a riprendere la palla invece di buttarla come abbiamo visto fare spesso e volentieri a Salerno o nelle partite precedenti, è riuscita un po' a gestire un po' meglio la palla, a far rifiatare, anche perché tenere sempre sotto pressione i difensori, alla fine anche il più bravo, sempre sotto pressione, sempre in affanno, l'errore lo commette. Dopo non è che si difende la porta solo con i difensori, come dicevi te, alla fine è tutta la squadra. Se tutta la squadra si muove bene, si muove armonicamente, i risultati si vedono. Magari nelle partite precedenti abbiamo avuto dei momenti di sbando, cioè momenti in cui magari in campo si andava ognuno per i fatti suoi. Però riguardando e riprovando in allenamento, cercare di rimare gli errori, nelle ultime due partite comunque, come dicevi te, si è vista una Ternana più compatta, una Ternana che già con i propri attaccanti cerca di difendere la porta, cerca di far sbagliare l'avversario, e cerca poi di ripartire, ma in gruppo, assieme, perché giustamente come si attacca tutti insieme, ci si difende tutti assieme, quella è la cosa più importante. La Ternana ha 6 centrocampisti, Coppola purtroppo si è fatto male un mese e mezzo fa a Vercelli, quindi è ancora out, e di conseguenza ha poche presenze come titolare all'attivo, ma per problemi fisici. Gli altri 4 giocatori
se vai a vedere le presenze come titolare, io mi sono soffermato su questo oggi in un pezzo che uscirà domani sul Corriere dell'Umbria, hanno presenze dal primo minuto abbastanza equidistribuite, no? Parlo di Bacinovic, che adesso non gioca da quattro partite, l'ultima presenza è uno spezzone col Novara, e di Palumbo, che invece sta ritrovando spazio in pianta stabile. Parlo di Petriccione, che in realtà non ha saltato neanche una partita finora, la prima la salterà per squalifica sabato prossimo col Brescia, e parlo dello stesso Di Noia, che comunque ne ha giocate 9 di partite come titolare. Quello che ha giocato sempre, tolte le prime tre dove era infortunato, è proprio Marino De Fendi. Cioè, da quando sei tornato dall'infortunio che è rimediato alla vigilia dell'inizio del campionato, in realtà tu hai giocato tutte le partite. Wow. No, sono... sono contento. Vabbè, lui, perché... se guardi il ruolino, voglio dire, è stato uno sempre... molto presente. No, molto presente. A Bari, insomma, 26, 35, 37, 32, 31, quindi è uno che le sue presenze le fa abbondantemente, insomma. No, dopo, vabbè, è normale, dopo le scelte le fa il mister, Ma certo. Però io cerco sempre di dare il massimo, soprattutto in allenamento, perché poi alla fine è l'allenamento che fai che dopo ti rimporti in campo al sabato. Però qui mi riallaccio appunto anche al discorso che abbiamo fatto inizio puntata del gruppo. Questo è una cosa fondamentale, nel senso il fatto di trovarsi pronto, cioè il fatto che comunque hanno ruotato più o meno tutti hanno giocato. E quella è la cosa più importante, significa che comunque in allenamento la gente, cioè i ragazzi, si impegnano e cercano di mettere in difficoltà l'allenatore. E questo è importante, perché alla fine il gruppo è fatto da 20 e passa giocatori che possono essere utili tutti alla causa, perché poi in Serie B sono 42 partite, in campionato lungo, e quello deve essere la cosa principale. 20 teste, 20 modi di pensare, non 20, è facile. Non è facile. Ho una curiosità da chiedere a Marino. Qui a Terni di giovani ne abbiamo visti tanti, anche perché ma è tanto tempo che non facciamo la Serie A, quindi tra Serie C, Lega Pro e Serie B abbiamo fatto da trampolino per molti giovani. Però mai come quest'anno io ho l'impressione che ci sia un gruppo di giovani, questo volevo chiedere a te se la mia impressione è vera oppure se sono suggestionato, un gruppo di giovani tutti quanti molto molto maturi, e cioè tutti quanti, io non sono un addetto ai lavori, quindi non vengo a vedere gli allenamenti e non faccio le interviste, però sento le interviste e vedo i giocatori, vedo la squadra in campo, e mi sembra che abbiamo veramente un gruppo di giovani, chi più chi meno ovviamente, però dai difensori, i centrocampisti, gli attaccanti, molto attenti e che sanno con molta chiarezza quello che vogliono e quello che devono fare, senza molti grilli per la testa, senza montarsi la testa, stanno con i piedi per terra ma vanno nella direzione giusta. Sì, ti do pienamente ragione, che forse se non sbaglio anche in un'intervista, forse dopo Vercelli, che avevo parlato dei giovani. Dei giovani, sì, vero. E, vedi, questo me lo dimostrazione, che comunque quello che penso pure io, perché comunque abbiamo una squadra, come ho detto, giovane, però fatta di ragazzi che sanno quello che vogliono, sanno comunque mettersi a disposizione e si vede quando giocano, che comunque giocano per vincere e giocano comunque per il proprio compagno. Senti, ma a parte Trapani e Cesena, ne abbiamo parlato da settimane, no? Quei quattro punti sfumati nei minuti di recupero, è proprio la sconfitta di Vercelli quella che procura maggiori recriminazioni o ci sono motivi di rammarico riferiti ad altre gare? Penso anche più recentemente a Salerno, che comunque... Dal 2-0 al 4-2 per Dal 2-0 al 4-2... Che poi vabbè, il quarto non ci penso neanche, poi vabbè, c'era stata l'espulsione di Meccariello, poi comunque è normale che cerchi di riprendere la partita, magari il quarto gol lo prendi. Però sono situazioni che se non ci stai con la testa, le partite dopo rischi veramente di fare ancora più danni. Invece fortunatamente siamo riusciti a riprendersi subito la grande,
E adesso l'importante è proseguire su questa strada. Oh, mi scuso con Walter Pallini, ma con chi è all'ascolto, per la gaffe che ho commesso su Paolo Pileri, ma giustamente ha rimediato Luca Giovannetti, e quindi al Walter, insomma, ripeto che poi abbiamo rimediato. Walter ci dice, Walter Pallini: a mio modesto parere la Serana prende troppi gol su palle inattive, non avendo il rosso centrocampisti abili nel colpire di testa, e quando salgono in avanti i difensori avversari si va in difficoltà proprio per questo motivo. Che ne pensi, Marino? Oh, beh, può essere un palle difetto? Sì, li abbiamo presi, però sono cose che ci lavoriamo in settimana, perché comunque rivediamo le partite, rivediamo... Quindi non dipende solo dall'altezza dei centrocampisti, insomma, no? No, vabbè, dipende, come ho detto prima, dipende da tutti, perché in campo ci andiamo tutti, è normale. Dopo, adesso, vabbè, si usa molto giocare a zona sulle palle inattive, più che a uomo. Dopo sono scelte che si fanno, è normale che magari dopo trovi quello che sulle palle inattive ci vince i campionati. Cioè, come te la spieghi questo trend per cui io credo 3-4 squadre di B difendano a uomo sui corner o sulle punizioni laterali, 3 o 4 al massimo, come mai secondo te? Boh, lì dopo dipende dall'allenatore, dipende da come uno vede il calcio, perché ognuno lo vede a modo suo. Io non sono ancora un allenatore, quindi mi adeguo a quello che mi chiede il mister. Ancora si sa che ci stai pensando? No, il patentino, il primo l'ho preso, però adesso penso solo a giocare e basta. Eh beh, già è impegnativo giocare, è un campionato di Serie B, penso che già sia con tanti giorni da far crescere, perché poi il compito vostro è anche quello, no? Certo, il compito di Pugo, di Zanon, di tutti gli altri che hanno, diciamo, la carta d'identità un po' più sgualcita nei confronti dei giovani. E sicuramente è un vostro compito, una vostra responsabilità è anche quella, non solo di scendere in campo, ma di far crescere questi ragazzi. No, senza dubbio, soprattutto anche fuori dal campo, perché a volte fuori dal campo non è facile gestire 20 o passa giocatori, come dicevamo prima, bisogna essere bravi anche in quello. Quindi intervenite anche su questo aspetto? Cercate di dare consigli su questo aspetto? È una cosa normale, almeno io quando ero più giovane... Forse prendevo più consigli per quando stavo fuori dal campo che quando ero in campo. Chi è stato il tuo maestro di vita, se vogliamo, extracalcistica? Mia mamma e mia sorella. E le mie sorelle. No, le però sorelle, a parte gli scherzi, tre sorelle. Eri in minoranza netta. Però quando giocavo all'Atalanta c'era Mino Favini. E... Il responsabile del settore giovanile. Poi ho avuto comunque allenatori nel settore giovanile che anche quando ho esordito in prima squadra mi hanno aiutato molto. Dice che Favini sia un fenomeno. Sì. Non a caso escono fuori tutti quei giocatori dall'Atalanta. Poi comunque come persona, cioè come modo di approcciarsi ai giovani, a capire le loro esigenze, perché poi lì la cosa si amplifica. Non è che guarda solo a 11, lì devi guardare magari a una decina di squadre. E non è facile. Senti, torniamo un attimo alla partita, perché ci sollecitano io un giudizio sul un paio di decisioni del direttore di gara: la mancata espulsione di Gori, un signore, adesso non ricordo il nome, ci ha mandato la fotografia, ma purtroppo adesso non posso girarla a Alberto Francioli, però è inequivocabile quello che ha commesso Gori nei confronti di Piccione, quello era rosso diretto. Senza starci a pensare tanto. C'è poco da dire, cioè, le immagini dicono tutto. Ma lì in campo, tu eri in campo, no, vabbè. Ti sei messo le mani nei capelli? Cioè, sì, cioè, le mani nei pochi capelli che ho. No, volevo mettere le mani nei suoi di capelli, sinceramente. Un arbitro che ha detto qualcosa oppure no? Ora, a parte è stata una situazione concitata, no? Sì, anche perché infatti l'arbitro, sinceramente, mi sa che forse ci stava parlando Damiano. Io dopo, beh, nell'enfasi della partita e tutto, un po' di adrenalina, sono andato un po' diretto da Gori. Però sono cose che, cioè, è lì da vedere, non puoi non estrarre il cartellino rosso, a mio avviso. Dopo.
Si è discusso molto invece, a te non te lo chiedo Luca perché altrimenti mi cominci a rifare quello che hai fatto prima della trasmissione. Ha fatto uno show insomma, Luca Giovannetti Show sul caso Gori Petriccione. Però molti invece ci dicono, ma avete visto, avete guardato le immagini, cioè avete le ferme immagini per poter vedere se Ariaudo era in posizione di fuorigioco nel momento in cui è partito il pallone? Allora, noi abbiamo fatto una sorta di ferma immagine, vediamo l'azione, poi ci sono tre ferme immagini e vediamo se riusciamo a vedere qualcosa di diciamo di più concreto. Quindi possono partire le immagini a Luca Giovannetti, a Marco Iapadre e giudice supremo Marino Defendi. Allora andiamo con queste immagini. Ecco qua, questa è l'azione, la mancata parata praticamente di Aresti, cioè il pallone che gli sfugge e Ariaudo che va a festeggiare perché ha realizzato il gol. Il tiro, vedete? Qui arriva, qui ancora non si vede bene, dai ferme immagini probabilmente qualche cosa in più vedremo. C'è l'azione intanto rallentata, fin qui tutto bene, il tiro c'è sul pallone anche abbastanza comodamente, però questo pallone gli sfugge e poi viene messo in mezzo. Insomma, qui si tratta di vedere, c'è Valiant sulla riga e quindi infatti non basta Valiant, si tratta di vedere se il portiere, no? Correggetemi se sbaglio, se il portiere è più indietro o più avanti rispetto alla posizione di Ariaudo, giusto? Sì, devono esserci due difendenti affinché la posizione sia regolare, in posizione avanzata rispetto all'attaccante. Uno è sicuramente Valiant, gli altri nove sono sicuramente arretrati, quindi l'unico in dubbio è il portiere in questo caso. Io in diretta ho avuto l'impressione che in effetti ci fosse posizione di fuorigioco, però rivedendolo, per quanto non posso averne certezza, probabilmente la posizione dei piedi di Aresti tiene in gioco probabilmente Ariaudo. Secondo me, non ne posso avere certezza, però l'impressione è questa. Ecco, questa è la, questa fra l'altro cosa non è in ordine, però vabbè, questo già è partita la palla, la vedremo comunque. Ecco, qui ecco, praticamente sta per partita, perché praticamente il piede è vicino al pallone, perché il piede destro. Qui con il guanto sta davanti, ma ovviamente sta sdraiato, quindi i piedi probabilmente sono, lo tengono in gioco. Può stare che fossero i Luca? Però... Allora, Luca che ha un fermo immagine non fallisce mai. In realtà è una situazione che rimane controversa. Forse la mia impressione, allora, allo stadio non avevo focalizzato questa situazione. Poi rivedendo la partita e bloccando l'immagine avevo maturato l'impressione che Brighenti fosse, che Ariaudo, chiedo scusa, fosse in fuorigioco, perché mi basavo erroneamente, e sottolineo erroneamente, sulle braccia di Aresti, ma bisogna anche calcolare il resto del corpo, certo, del portiere rossoverde e quindi le gambe. E allora probabilmente Aresti con le gambe, che comunque sono una parte del corpo che gioca il pallone, no? E quindi valida ai fini del regolamento, potrebbe tenere in posizione regolare lo stesso Ariaudo. Per Marino invece? Sinceramente non voglio essere nei panni del segnalino, del giudice di linea, anche se perché non è più facile per noi, perché lui almeno era in linea, ma aveva il sole negli occhi qua, mi sa. No, però non è facile, perché comunque vedi qua, è questo il piede, cioè là comunque il piede lo vedi, il piede è quello di slancio, quello d'appoggio. Se c'è, ci ballano centimetri proprio, non è facile. Cioè, in ogni caso, diciamo, non è, si può parlare di errore. Sì. Ecco, no. Non è... Beh, oddio, però alla Ternana a Trapani è stato annullato il gol del 3-1 di Fazio per un fuorigioco che se c'era era di 8 centimetri, quindi insomma.
Vabbè, questa rimane un po' però nel momento in cui parte il passaggio non è sdraiato, diciamo, con i piedi verso il palo Aresti, è in una infatti, posizione particolare, cioè, perché lui era cioè, tipo così, quindi il dubbio rimane, adesso lui lì si vedete com'è il piede, comunque c'era, cioè, non è che lui si è tuffato verso la palla con i piedi verso la linea di porta, è tuffato quasi in orizzontale, sì. Quindi francamente ho l'impressione che sia stato disturbato da sole Aresti, guarda un po'. Ma non usano più i portieri i cappellini, non ne porta più nessuno. Ecco, e questo comunque è il momento poi, topico. Infatti il sole era pure basso, era basso fastidio. Il sole, sì. Per quello che ho detto prima, secondo me anche al segnalino gli ha dato fastidio. E questo è il momento topico, se si potesse bloccare l'immagine, ecco. E comunque lo vede. No. Cioè, adesso Alberto ci prova, Alberto... Insomma, tra le gambe lo vede, il piede l'appoggio, all'attacco, lo vedi là al piede? Ecco. È una bella domanda questa, sicuramente. Rimaniamo un po' con l'incertezza, credo. Questa è una di quelle situazioni che non si riescono a dirimere neanche. Sì. Ci vorrebbe la telecamera da sopra. Sì, infatti. Tipo seria. Allora, fra un po' leggeremo un messaggio del maestro Bucciarelli, per ora invece leggiamo quello di Tommaso Neri. Buonasera Ivano, scusami, ma la terza maglia che è stata disegnata quando sarà usata? Grazie mille. La maglia di Michele Pettorossi, che ha vinto praticamente il contest, così si dice, quelli veri lo dicono, però noi siamo dilettanti. Verrà usata la stagione prossima, certo, tra altre 2017-2018. Tra altre cose è iniziato anche il contest per la prima e per la seconda maglia, cioè ci, certo, sono delle maglie scelte e delle scelte. Che qualcuno praticamente dovrà poi andare, cioè, attraverso il contest della scelta della prima e della seconda maglia, attraverso varie maglie che sono state già disegnate, mentre la terza è stata disegnata direttamente dai tifosi. Allora, andiamo a vedere qualche fotografia di Marino Defendi. Ma no, sono tutte da calciatore perché si vede anche la grinta da queste fotografie. Alcune sono targate Stefano Principi. Ah, questa è un momento, sì, importante della vita di Marino Defendi, no? Il giorno del matrimonio. Elegantissimo, un tanto di farfallina. Già i capelli li avevi tagliati qui? Sì, sì, sì. Li ho tagliati quando è nato Kevin. Beh, sono giorni importanti che si ricordano sicuramente piacevolmente. Hai anche il cane? Sì, uno Shiba Inu, Wally. Ha capito, ce l'hai anche qui a Terni, quindi. Però da notare che lì avevo le scarpe eleganti perché mi hanno costretto a metterle. Che infatti dopo la cerimonia ho tolto subito, ho messo le Converse. Quindi praticamente tu... Mi hanno costretto, questa è un'edizione, cioè, limitata quella fotografia. Limitata, eh? Signora, rigorosamente era bel è raro, vestito, eh? È raro vedermi. Sì, non, sì, a parte il vestito, le scarpe quindi sempre Converse. Sì, sì. È raro vedermi con le scarpe così. Okay. Comunque, però è stato immortalato. Questa è una realizzazione grafica di Maurizio Bonifazzi, che io ringrazio sempre per la sua collaborazione, la grinta, la rabbia, la determinazione di Marino Defendi. Grazie a Maurizio Bonifazzi. Eccolo qua. Non sembrerebbe lui, ma vi assicuro che questo è Marino Defendi. Ce lo confermi, Marino? Confermo. Mi hanno fatto pure pettinare quel giorno per fare la foto. Da Bari Today. Dai, pettinati almeno, va bene. Allora ho messo la testa sotto l'acqua. Sì, ma solitamente portavi il codino, perché sì, no? Vero? Sì, quando giocavi porti sennò, il codino, portavi. Anche perché sennò ci volevano le telecamere a grand'angolo per riprendere. Senti, ma le occasioni per cui te li sei tagliati, c'è una motivazione, c'è un motivo? Allora, lì è stato praticamente anche una mezza scommessa c'era dietro, perché col Bari venivamo da dei risultati pessimi e dovevamo giocare a Vicenza, no? E allora gli ho detto ai ragazzi che se vincevamo a Vicenza sarebbe stata la svolta e mi sarei tagliato i capelli pure io. Difatti è stato così, mi ha vinto Vicenza e li ho tagliati, però comunque avevo già in mente di farlo. Li hai tagliati tu o li hanno tagliati i compagni di squadra? Mi credi che dove abitavo lì a Bari, a Santo Spirito, ho girato 3 parrucchieri e nessuno ha voluto tagliarmi i capelli? Ti giuro. Guarda, non eri più Defendi senza capelli? No, mi dicevano no, ma sei sicuro? Io faccio sì, no, guarda, io non me la sento di tagliarti, ti pago.
Non volevano tagliarmeli, è stato assurdo. Allora sono andato alla MediWorld, ho comprato la macchinetta e me li sono tagliati da Ah, quindi da solo devi essere tagliato. Andiamo a vedere da vicino queste fotografie perché sono veramente belle, perché testimoniano appunto di come Marino affronti una gara. Finalmente che fai prima della partita? Nel senso, No, beh, una concentrazione particolare oppure niente di particolare, beh, ascolto musica. musica leggera, Albano, Romina Power, questi qui. Diciamolo, rock, ma deve essere rock Sì, un di po' quello duro, spacciatone, eh? sì. Per esempio, non ti piace il rockettaro Vasco Rossi, per te è un po' troppo leggero. No, sinceramente, no, sono alcuni pezzi di Vasco Rossi che mi piacciono, però diciamo che di italiano ascolto poco, di musica italiana. Quindi dici Non qualche. so, prima della partita, a parte che poi prima della partita ascolto sempre l'Estasi dall'oro di Ennio Morricone. Poi, vabbè, Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica, Luca non andrebbe Sepultura, gli d'accordo con Slayer. No, te, io sono più pop assolutamente comunque. non Però andrebbe. a me piace tutta la musica, che sono anche un grande amante della musica reggae. Mi piace la musica, quello sì. Andiamo, allora andiamo a vedere qualche altra fotografia. Guardate, qui avrei fatto gol, oppure ti stavi arrabbiando. No, questo No, è è un insultanza segno di questo. esultanza, questo, Mi sa di sì. no? Con la maglia della Bari. Sì. E Senti, ma la fascia da quando. capitano. Che momento è stato quando avete fatto quel selfie, credo grazie a Shaudone, no? Comprate la Bari, comprate la Vabbè, Bari. lì è stato assurdo. Cioè, tutta la vicenda è stata veramente una cosa che non pensavamo avrebbe avuto un riscontro così ampio, cioè perché alla fine hanno parlato di noi dappertutto, cioè, ma non solo in Italia, proprio pure Davvero? all'estero. È stato che poi io con la partita lì loro giocavano a Modena, io se non sbaglio ero squalificato e stavo a casa. Allora Daniele mi fa: Mari, guarda, siamo a fare una foto con su Comprateci, se vuoi fare qualcosa anche te. Io per caso passavo davanti al bidone dell'immondizia, allora gli ho detto a mia moglie: hai una birra? Ho preso un cartone, ho scritto Comprateci e mi sono messo vicino al bidone dell'immondizia col cane e col cartello Comprateci. Avessi mai fatto, ha spopolato in una maniera assurda. Anche quello ha contribuito, credo, a Sì, ha risolvere un po' contribuito la crisi tanto. del Bari, che era veramente molto molto profonda. Insomma, a voi non ci ha pensato a Bodi, che mi sembra invece con il Pisa anche oggi ha dichiarato e adesso spetta alle parti, cioè lui aveva fatto quello che doveva fare, adesso spetta alle parti. Vabbè, comunque. Andiamo avanti con qualche foto. E poi certo ci avviciniamo a un paio di domande per concludere l'incontro con Marino, che veramente se no facciamo far troppo tardi, Casino. lo restituiamo alla sua famiglia, all'affetto della sua famiglia. Qui siamo Col Bari. Sì, qua in casa col Bari. 0-0 col Bari. Com'è andata con i tuoi compagni? Dove siete detti in campo? Con i tuoi Vabbè, ex? per dirti, questa foto l'ho tenuta. L'ho tenuta perché poi con Romizzi, alla fine 5 anni assieme. E comunque lì dopo si instaura un rapporto che va al di là del Certo. campo. Ex invertiti, Eh sì, difendi Furlan. Furlan difendi. E, insomma, Qui il quindi derby. derby. Il derby al Curi. Sì. Si va avanti ancora. Ricordo le foto un po' di Stefano Principi e un po' dalla Chi è Press. Bianchetti questo? Vedete Lui, con. sì. Forse Bianchetti. Non mancano i tatuaggi, vedo che, insomma, Tante cose da tante cose da raccontare raccontare. attraverso dei tatuaggi, eh? Qua salutavo qualcuno, eh? Sì, sicuramente. Giudice di Sicuro. linea probabilmente, non lo so, o la. Non lo Amichevolmente. so. No, mi sa Sì, così che c'era qualcuno in sì. tribuna. Qui è una conclusione. Volevi dire? Creco, quello è Creco. Sì. Bella anche questa, questa è una bella foto veramente. La concentrazione massima si vede anche in questo frangente. Insomma, vedete, Qui è sono con tutte. Lucioni, Benevento, Benevento. che è di Terni Lucioni, penso che tu lo Lucioni, sappia. sì.
Insomma, questo è Defendi nelle foto. Ecco, questo abbraccio con Amenatti. Che ne pensi di Felipe? Che è la partita con l'Entella questa, forse. Forse sì. Che ne pensi di Felipe? No, Felipe è un giocatore con un talento eccezionale. Cioè, Felipe veramente è un giocatore che ti può cambiare la partita. Dopo, come gli ho sempre detto, lui a volte non deve farsi prendere dal nervosismo, perché dopo li capisco, gli attaccanti vivono per il gol e non è mai facile per un attaccante quando non segna. Però lui, se gioca tranquillo come nelle ultime partite, e sa che comunque da parte nostra il nostro pieno appoggio, cioè lui può diventare devastante come lo si è visto nelle ultime partite. Cosa gli manca ancora? Cosa gli manca? Vabbè, magari un po' di continuità, è quella che comunque sta avendo adesso. Insomma, i due uruguaggi, Falletti, beh, sono tre gli uruguaggi, c'è anche Sudaco, sì, sta giocando di meno, ma Falletti e Avenatti, due giocatori che possono fare la differenza, sì, mi sembra, in questo campionato, no? Falletti anche lui, cioè, ci ho sempre giocato contro, però a ritrovarmelo da compagno è veramente, posso dire, essere fortunato, perché comunque non ce l'ho contro, perché cavoli, quando ce l'hai contro è sempre una spina nel fianco, sempre una spina nel fianco, perché comunque ha quella rapidità nello stretto, quell'inventiva veramente da campione. Allora, dedichiamo anche, sempre secondo Maurizio Bonifazi, una, perché ne parliamo sempre, no? Parliamo sempre del che dirige la difesa e via dicendo, la comanda, parla, invita i propri compagni, ne so, alla marcatura, eccetera. Maurizio Bonifazi anche lui ha fatto sua, diciamo, quelle che sono le parole, eccolo qua. Simone Resti, il burattinaio, non deve essere, diciamo, inteso in termine offensivo, burattinaio, certo, colui che muove i fili, quindi da parte del portiere, che praticamente dà consigli, suggerisce la posizione o quello che c'è da fare ai propri compagni di reparto. Questo è un altro lavoro grafico, appunto, di Maurizio Bonifazi, che io ringrazio. Andiamo in pubblicità, poi le ultime due domande per Marino, e linea quindi ad Alberto Francioli per un altro break pubblicitario. Antica Osteria da Friozzu, dal 1900 i migliori piatti della tradizione ternana. Cirriole dell'osteria, fettuccine alla boscaiola, gnocchi con sugo di castrato, pizza al testo, carne alla brace e per finire la nostra fantastica zuppa inglese. Ogni piatto viene preparato con le ricette di una volta, con la stessa passione di 100 anni fa. Antica Osteria da Friozzu, anche per banchetti e cerimonie, a Terni, zona Fiori 115. Telefono 0744 40 22 32. A Terni, in via Gramsci 3, lato Coop, centro di aloterapia. Il sale della vita, con grotta di sale e stanza del sale bimbi per il benessere di tutta la famiglia. Effetti benefici per raffreddore, sinusite, otite, bronchite, tonsillite, asma e allergie. Ti aspettiamo per una prova gratuita a Terni in via Gramsci 3, lato Coop. Impermeabilizzazioni e ristrutturazioni edilizie. Franco Falocco SRL, una moderna impresa che, grazie all'ottima organizzazione, al personale qualificato e alle moderne tecnologie, garantisce lavori eseguiti a regola d'arte. Franco Falocco SRL, sicurezza, qualità e durata negli interventi per aziende, appartamenti, condomini. Franco Falocco SRL, strada di Pantano 24B a Terni, telefono 0744 81 19 79. AET, al vostro servizio da 40 anni nel settore assistenza e ricambi per elettrodomestici, nella storica sede di Via Leardi numero 2, ringrazia tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito all'espansione della società. AET è presente anche in Via Curio Fornaci 14 a Terni, zona Maratta, dove potrete trovare anche assistenza di vasche idromassaggio Teuco e caldaie da riscaldamento Baxi. Assistenza su tutti gli elettrodomestici, grandi e piccoli, con permuta per il nuovo. Inoltre, sempre in Via Curio Fornaci,
efficaci, la ETI è presente con vendita di prodotti per la refrigerazione e condizionamento industriale e da oggi anche ricambi per cucine industriali, alberghiere e ristorazione. AET a Terni, in Viale Ardi 2, telefono 0744 40 15 80 e via Curio Fornaci 14, telefono 0744 40 11 31. AET, da 40 anni anche nello sport. Gianni Persico Autonoleggio, 30 anni di esperienza nei trasporti e nel noleggio veicoli, noleggio di furgoni, minibus e autovetture a prezzi estremamente concorrenziali. Si noleggiano van per trasporto cavalli. Gianni Persico è anche soccorso stradale e recupero macchine sinistrate in Italia e all'estero. Per i vostri trasporti, traslochi, viaggi e vacanze, Gianni Persico, la cura dei particolari nei mezzi noleggiati. A Terni in via Bartocci, telefono 0744 81 71 12 328 73 77 675 348 76 64 161. La batteria a Terni in via Montegrappa 2. Pronto intervento allo 0744 198 15 47 oppure 389 58 16 510. Allora, prima delle ultime due domande da parte di Marco e di Luca, leggo un messaggio del maestro Bucciarelli. Dopo l'ottima prestazione di sabato e le ultime gare ben giocate da Ternana, possiamo solo che fare un plauso a questi ragazzi, soprattutto ai giovani, che stanno dimostrando di che pasta sono fatti. Bisogna complimentarsi anche con Carbone, secondo Luigi Bucciarelli, che sta trovando la giusta quadratura. Ma ora tocca alla società, che deve dimostrare un vero attaccamento alla città, promuovendo iniziative per portare gente allo stadio. Se da una parte è il nostro dovere di tifosi sostenerli e esserci sempre, servono iniziative come agevolazioni per i ragazzini, gli over 60 e i voucher. Insomma, idee per riportare quanta più gente per guidare la squadra al traguardo tanto agognato della salvezza. Ma è tanto lontana questa salvezza, Marino? Oggi, come sta giocando la Ternana, come si sta, no, come è inquadrata la situazione da Carbone? Penso di no, perché se siamo quelli delle ultime partite non deve essere un problema. Il problema sorge quando molliamo un attimo a livello mentale, come si è visto nelle ultime sconfitte, che poi il gioco è quello. Quando molli un attimo, almeno per noi, come si è visto, quando molliamo un attimo a livello mentale, puoi giocare sia con l'ultima, ma fai fatica. Invece si è visto come con l'Entella, come l'ultima Frosinone, che quando fai 90 minuti, 90 minuti sul pezzo, 90 minuti dove non molli una virgola, vedi un'altra Ternana. Luca e poi Marco. Mi riaggancio a quello che scrive questo ascoltatore, sì, in questo suo intervento. Numeri alla mano, quindi i numeri sono incontrovertibili, li analizziamo in maniera fredda e asettica. Nella passata stagione Ternana quint'ultima come numero di spettatori, quest'anno al momento è quart'ultima, certo potrebbe risalire delle posizioni, è ovvio, non siamo ancora a metà campionato. Questa è una piazza, forse tu lo sai, che negli anni ha portato 12.000 persone a Cesena per uno spareggio dalla C2 con Tobia in panchina, oltre 10.000 ad Ancona per uno spareggio dalla C1 con Del Neri in panchina, che aveva una media spettatori nel primo anno di B superiore alle 8.000 unità, media che adesso è scesa, che l'anno scorso era di 4.009 e in questo momento è inferiore alle 4.000 unità. I numeri sono questi, le cause possono essere migliaia e non abbiamo tempo di analizzarle. Ti chiedo se e quanto la squadra possa risentire in alcuni frangenti di questa situazione, anche perché strutturalmente il Liberato è uno stadio dove se non ci sono 7-8.000 persone sembra di giocare veramente, come ho detto sabato in Radio Cronaca Frosinone, in un deserto di ghiaccio, fermo restando, e concludo, che le due curve si fanno sentire, sì, come sì, certo, senza però dubbio. È un problema di presenze complessive, senza dubbio, normale. Poi l'Italia, secondo me l'Italia in generale su quel punto di vista qua è così da tutte le parti. I risultati poi portano la gente allo stadio, a diversità di magari qualche altro campionato all'estero. Però
da parte mia aver lo stadio comunque tra virgolette pieno, comunque con molta gente, ti dà quella marcia in più. Quello sì, perché l'ho provato sulla mia pelle. Quando hai uno stadio, cioè dopo vabbè, gli ultimi anni, ho fatto 5 anni a Bari, lì sono partito da 1000 persone e sono arrivato a trovarmi 60.000. Dopo Bari è immenso lo stadio, certo. Però anche quando ti trovi in uno stadio vedi Frosinone, che non è 60.000 persone, però magari uno stadio da 15.000 persone e te lo trovi pieno, è come comunque averne 60.000 che ti supportano, quello senza dubbio. Però è normale che magari la gente vuole anche i risultati, perché in Italia è così. Quindi da parte mia spero di fare più risultati possibili per avere lo stadio sempre più pieno. Auguriamocelo che insomma si possa ritrovare quantomeno una media accettabile, no? Certo. Non si pretende la luna nel pozzo, però insomma. Marco, nemmeno insomma 629 vaganti. Io volevo chiederti, Marino, immagino che lo sai, non so però se lo sapevi durante la discussione del contratto e il momento della firma. A Terni ultimamente i contratti pluriennali erano una rarità, figuriamoci poi un contratto di 3 anni. Lo sapevi questo mentre discutevi il contratto? No, sinceramente no, l'ho saputo quando sono arrivato. E che sensazione hai avuto nel momento in cui l'hai saputo? Perché ovviamente penso che sia, diciamo... E poi l'ho saputo a te. Alla sì, conferenza stampa. Penso sia motivo d'orgoglio. Infatti no, l'avevo anche detto, per me è solo motivo infatti di orgoglio. E comunque avevo capito subito la stima che c'era da parte sia del mister che della società. E come ho detto dall'inizio, cerco e cercherò di ripagare al meglio sul campo, dando sempre il massimo sia in settimana, sia sabato e sia anche fuori dal campo, dar sempre il massimo. Comunque è stato quanti, quando mi hai detto te non lo sapevo, sì, è stata una sorpresa. È una rarità per Terni. Credo, no, nemmeno Meccariello, 2 anni Meccariello. Meccariello quando ha prolungato fino al 2018, quindi per 2 anni e mezzo. Cioè ci siamo sorpresi anche noi al momento della notizia, non perché, cioè siamo stati ovviamente contenti perché un giocatore di questa caratura, di questa esperienza per questo campionato, ne ben vengano giocatori. Grazie. Così a Terni. Senti, quindi... se a Bari ti ha convinto Angelozzi dicendoti che sareste andati a pesca insieme affinché tu andassi a Bari, a Terni, per venire a Terni, che ti ha convinto che sareste andati a pesca insieme? No, a Bari, cioè, allora, a Bari lì è stata una cosa... È vero, però, come lo sapevi? Sto formato un tantino, sapendo che eri ospite, voglio dire, no? È vero, mi ha chiamato, mi fa, dai, vieni a Bari che andiamo a pescare insieme. A Terni non è successo, non ti hanno detto che saresti andati a pescare insieme? No, a Terni no, però mi ha detto, guarda che ci sono i ragazzi di pesca sportiva, c'è il Nera, mi ha detto il procuratore. Chi è il tuo procuratore? Paolo Conti. Ah, capito. Allora, io ringrazio Marino De Fendi. Grazie a voi, grazie a voi. Un incontro piacevolissimo, veramente ti chiediamo scusa se ti abbiamo trattenuto. Ma no, ma facciamo 10 minuti di più. Però volevo dire una cosa, lunga vita ancora, deve giocare per tantissimi anni, per cui ha 3 anni di contratto. Però quando smetterà di giocare, se a Terni qualche gruppo musicale serve un batterista, lui è pronto. Chiaro, pure quello sa. Però adesso è un po' che non metto le mani sulle bacchette. Vabbè, però dopo puoi iniziare a studiare, parecchi anni che sono. Sì, sono appassionato di grande musica, insomma. Bravo. Grazie. Però la batteria a casa ancora, è la Mapex, ce l'ho. Sì, ce l'hai ancora? Sì. Bene. La usa mio figlio. Ah, quindi... Quando va su dai nonni, sì, cioè, cerchi di tramandare questa tradizione. Infatti dopo mia moglie, infatti che è stata su adesso, mi ha mandato i video di lui a casa, che suonava. Che sono la batteria. Quindi anche tuo figlio, Iron Maiden, Black Sabbath, questi qui? Tale padre, tale figlio. Sì. Senti, un'ultima cosa, scusa, ma questa te la devo chiedere. È chiaro che uno abbraccia a una religione, no? Che abbraccia, cioè tu quando hai abbracciato il buddismo?
Io ho cominciato a praticare praticamente a 18 anni, avevo 18 anni, sì, tramite 17, tramite amici, e è stata, penso, la fortuna più grande che ho incontrato nella mia vita, perché mi ha fatto, non mi ha fatto cambiare, anzi, ha fatto uscire il marino vero che sono, quello comunque che cerca sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno, di essere sempre positivo in qualsiasi situazione, anche nei momenti più difficili. Quindi dall'oggi al domani hai... No, non proprio dall'oggi al domani, però sì. Dopo, vabbè, anche sono stati momenti difficili all'inizio, però ho avuto l'appoggio anche di mia moglie, che mi ha sostenuto in questo, anche se lei non pratica, però ha visto i cambiamenti. E quindi anche grazie a lei. Sì. Anche Baggio era buddista, sbaglio? Sì, è buddista, sì. È vero. Roberto Baggio, sì. Diciamo, è stato il primo, quello che l'ha fatto conoscere, diciamo, un po' tutto. Cioè, ho letto una frase, però non la ricordo interamente, in cui parli tu del buddismo e dici che trasforma il veleno in medicina. Sì, vero? È vero. Sì, è una frase che si legge anche nel Gosho, sì. Si trasforma il veleno in medicina, è sempre quello comunque, il fatto di cercare di guardare sempre il lato positivo di tutte le cose, anche quando non si riesce a scorgerlo. Bel personaggio Luca Marino. Straordinario, beh, lo avevamo in parte già intuito, però è chiaro che poi grazie ad una chiacchierata così, no? Diciamo certo. Non con i tempi serrati delle interviste, viene fuori a tutto tondo. Adesso si riprende la sua bicicletta, sì, la parcheggiata. Mia BMX, vado a casa. Perché la bicicletta, biciclettina così piccola? No, sai perché? Allora, BMX? Sì, quando sono arrivato qua, no, cercavo una bici perché comunque ho visto la città era piccola, lo stadio era vicino, ho detto mi ci vuole una bici. Dopo guardando su i vari, sai, Amazon, eBay, praticamente mi è venuto nostalgia di quella che avevo quando ero giovane, perché avevo una BMX nera con i cerchi dorati. Ho detto, cavoli, devo ricomprarmi una BMX. E difatti l'ho trovata da un ragazzo qui a Terni, e difatti lui mi fa, guarda che io comincio scuola alle 8, alle 7.40, non c'è problema. Alle 7.30 ero fuori da scuola, mi ha dato la bici e via. Tra l'altra cosa, a Terni c'era una pista di BMX, c'era una bella pista di pattinaggio che viene usata anche come pista ciclistica, quindi sì. Puoi tranquillamente... No, comunque Terni per quello è comodissimo. Bene, grazie, non ti trattengo più davvero, linea regia, fra un po' abbiamo un po' rubato, diciamo, il mestiere a Marina Ferretti, che quando ti intervisterà per Conosciamoli, dovrà, diciamo, cercare di approfondire anche altri aspetti. Fra un po' Marina Ferretti invece ci farà conoscere Alessandro Piacenti. Per il momento la linea passa alla regia, salutando e ringraziando appunto Marino De Fendi, che è stato con noi. Grazie davvero Marino. Grazie a voi. Linea alla regia. Volerei da te da me. Gomme lisce? Niente soldi? Se non sai dove sbattere la testa, vieni a trovarci! Gross Market del Pneumatico. Gomme nuove, usate e d'occasione. A Terni, in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Da noi puoi trovare il pneumatico su misura per te. Gross Market del Pneumatico. A Terni, in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Telefono 0744 30 14 24. Questa vita ti sconvolge. Antonelli Ottica salvaguarda la salute dei tuoi occhi. Controllo gratuito della vista computerizzato. Consegna immediata degli occhiali da vista. Centro lenti a contatto. Concessionario lenti Rodenstock. Dealer delle migliori griff. Antonelli Ottica, a Terni, in via Turati 22. Telefono 0744 27 50 23. Siamo presenti anche ad Amelia, Narni Scalo e Orte. Un
Umbria Dent, centri odontoiatrici. Altissima qualità con materiali e protesi certificate made in Italy. Velocità, efficienza ed elevata professionalità senza lunghe attese. Prezzi bassi fino al 40% in meno e finanziamenti a tasso zero. Igiene dentale a 25 euro. Protesi fisse in 24 ore. Prenota subito la tua visita senza impegno. Umbria Dent, professionalità e qualità ai prezzi più bassi. Siamo a Terni, in via Gramsci 22, davanti alla Coop. Fausto Moda, le migliori firme della moda uomo, donna, bambino, presenta le importanti novità delle collezioni autunno-inverno nella sua sede di San Gemini. 1000 metri quadrati di esposizione interamente dedicati a te, con prestigiose firme come Siviglia, Armani, Elisabetta Franchi, Henry Cotton, Wurrich, Fred Perry, Armand & Blaine, Boglioli, Petri, Colmar. Fausto Moda, un modo di vestire, uno stile di vita. Fausto Moda, San Gemini, Terni, telefono 0744 24 25 31. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. Da quest'anno il nuovo servizio transfer per porti e aeroporti con partenza sotto casa tua. Buonasera a tutti, oggi siamo qui con Alessandro Piacenti e lo conosciamo per quello che è fuori dal calcio, fuori dal campo. Prima di tutto però una domanda sul calcio la dobbiamo fare. Quando hai deciso che avresti fatto questo come mestiere? Ho deciso da subito, appena ho avuto la possibilità di poter praticare uno sport, ho deciso di fare calcio e l'ho fatto a 5 anni, un anno prima dell'età consentita. E ho iniziato subito da portiere, al contrario di tutti gli altri compagni che hanno iniziato subito a calciare in porta. Quindi diciamo sei stato il portiere, cioè sei nato portiere? Sì, ma anche già prima di iniziare, già a casa mi tuffavo con le palline, quelle di plastica, di gomma, dentro casa. E i tuoi genitori sono stati contenti oppure magari avrebbero preferito un'altra strada, magari che ne so, un figlio medico, un figlio avvocato? Ma i miei genitori mi hanno sempre detto che dovevo fare quello che mi piaceva di più. Detto ciò, comunque continuo gli studi perché faccio l'università e insomma il patto tra noi era quello che io potevo giocare a calcio quanto volevo, ma dovevo continuare a studiare, insomma, e così è stato, anche se ovviamente adesso vado un po' a rilento per quanto riguarda gli studi. Che cosa studi? Studio giurisprudenza. Ah, quindi non volendo ho indovinato, un figlio avvocato? Esatto, così. Quindi immagino che a scuola andassi bene, perché se il patto era quello... Sì, a scuola andavo bene, facevo un po' di fatica sulle materie più scientifiche, però sono andato sempre bene, senza grossi problemi, quindi... Che bambino eri, vivace oppure un bambino tranquillo? Al contrario di quello che si può vedere adesso, sono stato un incubo per i miei familiari, perché ero vivace, una cosa insopportabile, insomma, tutti mi dicono così, quindi bisogna crederci. Hai combinato qualche guaio da piccolo, qualcosa che a ripensarci adesso magari dici mamma mia, ho veramente fatto un guaio, oppure diciamo che eri un incubo ma gestibile? Allora, di un guaio in particolare non mi ricordo, però so che molte volte i miei genitori, i miei nonni hanno perso la pazienza, veramente, quindi mi dispiace di questo, però quando ero piccolo non ragionavo meno di adesso.
chiediamo scusa a tutti i parenti a nome di Alessandro, che da piccolo era un incubo a quanto pare. Invece adesso che tipo sei? Sei cambiato oppure un po' di indole ti è rimasta? Sicuramente l'indole rimane, perché non cambia mai, al di là dell'aspetto mio personale, secondo me è proprio una cosa che vale a livello generale. Però ovviamente sono diventato un po' più riflessivo, un po' più maturo, anche perché ho 24 anni, quindi credo sia anche normale, quindi diciamo sono un po' più gestibile. Che cosa ti piace fare adesso, quando non giochi? Esci con gli amici? Ti piace più stare a casa? Ma diciamo non sono uno a cui piace tanto stare con grandi compagnie, ma mi piace scegliere quei pochi amici selezionati, anche se è una parola un po' così, però mi piace sì stare con gli amici, vabbè, quelle sono le solite cose del ragazzo, sento la musica, sto con la ragazza, mi piace anche stare in casa a seguire partite, tanto per cambiare, insomma questi gli hobby miei. Quindi diciamo, senti la musica, che tipo di musica ascolti? Chi ti piace in particolare? Ma fino a poco tempo fa non avevo un gruppo, un cantante preferito. È un po' che ascolti Coldplay e forse quest'estate andrò anche a vederli, quindi diciamo adesso per adesso i Coldplay. Bene, quale canzone ti piace dei Coldplay? Ma se mi piacciono molte, se devo sceglierne una mi piace Up and Up, che è uscita credo quest'estate. Adesso c'è il momento imbarazzo, ce la canti? No, non me la Dai. Sento. No, sono onesto, non me la sento, mi dispiace. Suonato? Sì, moltissimo. Quindi, quindi diciamo che non potresti fare il cantante, cioè no. Da grande non farai il cantante. No, mi vergogno anche quando ascolto i messaggi vocali che invio su WhatsApp, quindi cantare proprio no, impossibile. Niente, non ci casca nessuno, non canta nessuno. Ci ho provato con parecchie persone e non ha cantato nessuno. Pensavo, dicevo, sai, il portiere magari? Un po' più estroverso. Esatto, c'era. Niente, non si canta. E invece senti, che tipo di film ti piacciono? Allora, i film che mi piacciono o se ho bisogno di un po' di relax, la classica commedia, insomma, italiana non guasta mai. Però mi piacciono più quelli d'azione, thriller, quelli con molto coinvolgenti. Quelli sono quelli miei preferiti. Diciamo l'adrenalina non ti dispiace. Sì, esatto. Giustamente, da bravo portiere. I polizieschi che non sai mai poi alla fine chi è il colpevole, quelli là sono più belli. Diciamo sei un novello investigatore. Esatto, sì, alla Denzel Washington in certi film. Beh, ti manca un po' il colore per... però sì, esatto. Ci possiamo lavorare, esatto. Un po' di lampade. E quindi abbiamo detto sei fidanzato perché ce l'hai già detto, come si chiama? Giulia. Abbiamo spezzato dei cuori. E con lei che cosa ti piace fare? Come vi siete conosciuti? No, ci siamo conosciuti molto tempo fa perché andavamo sulla stessa scuola e quindi poi lei era fidanzata, quindi ci sono stati degli anni di stand by e poi 3 anni fa ci siamo messi insieme. Diciamo un corteggiamento lungo, è durato parecchio. No, beh, quando era fidanzata assolutamente no, non la corteggiavo. Però un bravo ragazzo. Appena si è lasciata, insomma, diciamo di sì. Quindi niente, le fan qui in questo momento, mi dispiace per voi, è fidanzato con Giulia e suppongo che stia anche molto bene con la sua fidanzata, quindi dopo aver spezzato questi cuori ringraziamo Alessandro per essere stato qua e ti auguriamo buona carriera, buon calcio e buoni allenamenti. Grazie a voi per tutto. Allora, complimenti a Marina, ci siamo ascoltati quindi questa intervista, conosciamoli, quindi per conoscere meglio anche Alessandro Piacenti, il portiere, il terzo portiere della Terni, tornato a Terni dopo alcune stagioni tra il Vico Lamezia, se non sbaglio errato, Foligno e via dicendo. Beh, era il terzo a Perugia, che poi per questioni di lista praticamente certo. Era fuori. Quindi un saluto ad Alessandro, un ringraziamento e un saluto e complimenti a Marina che riesce sempre a sviscerare cose particolari dai calciatori che intervista. Fino ad adesso quasi tutti giovani, del resto sono 13 under come sempre ci ricorda Luca. Su 25 giocatori di movimento. Su 25 giocatori, quindi ne ha ancora di giovani da sentire Marina Ferretti. Un saluto a Marina. E noi torniamo al nostro campionato di Serie B, non so se volete aggiungere qualche cosa sulla partita di Frosinone oppure passiamo magari invece a commentare quello che effettivamente è questo campionato di Serie B, i risultati che si sono verificati. Non ne abbiamo parlato nella prima parte perché
preferivo dare spazio proprio a Marino. Defendi. Faccio solo una riflessione, riguardando la partita mi sono reso conto che la tua lettura a caldo era più calzante della mia, parlo di quello che abbiamo detto al triplice fischio finale. Io non me lo ricordo quello che ho detto. No, perché, no, io ho detto, ma dico, la Ternana non ha rubato nulla, ma ai punti probabilmente il Frosinone avrebbe meritato di più. È un'impressione che ho in parte rivisto e corretto riguardando la partita, perché, e non mi lascio condizionare dai dati statistici, in quanto tali dati sono ovviamente significativi, ma non fotografano certo nella sua interezza una partita di calcio. Quindi, al di là del fatto che poi uno, andando a rivedere questi dati, si accorga che il possesso palla è stato perfettamente in equilibrio, 51% contro 49, e che siano stati in equilibrio anche altri elementi significativi, no, altri numeri significativi, come ad esempio la precisione nei passaggi. Al di là di quello, rivedendo la partita, mi sono accorto che la sfuriata del Frosinone nei primi 25 minuti della ripresa non ha portato a nulla di concreto, se non qualche tuffo in aria in mischia, che il Frosinone si è reso pericoloso solo sulle punizioni velenose. Bravo. Del tedesco Kragl, compresa la traversa dove è stato straordinario Resti. Sì, i rischi più grossi sono stati quelli. È che la Ternana però ha costruito due palle gol clamorose, Avenatti, Falletti, gran parata di Bardi, colpo di testa di Masi di poco fuori. È vero che nel primo tempo, prima del gol, peraltro maturato per un infortunio dello stesso Aresti, c'era stato il tiro di Dionisi e anche lì Aresti era stato molto bravo. È vero che poi, subito dopo il gol, c'è stata una bella ripartenza del Frosinone palla a terra con un tiro centrale di Dionisi, sul quale ancora è stato bravo Aresti, ma è anche vero che altre palle gol vere i padroni di casa non ne hanno costruite. Quindi dico, capovolgendo la cronologia, cioè capovolgendo l'ordine temporale dei due, delle due frasi che formavano il periodo che ho espresso a chiosa della radiocronaca di Ivano Mari, non è corretto dire il Frosinone avrebbe meritato di più ma la Ternana non ha rubato nulla. Rivista la partita dico, credo più correttamente, il pareggio è giusto, se il Frosinone avesse vinto non avremmo gridato allo scandalo. Ecco, capovolgo, diciamo, l'ordine degli addendi e qui, mutando l'ordine degli addendi, almeno in parte il significato finale muta. Volevo fare una domanda a Marco, però prima voglio ricollegarmi un attimo a quello che è stato il messaggio di Luigi Bucciarelli, no? Quando parlava di portare più gente allo stadio, qualche iniziativa da parte della società. Io, diciamo, in qualche gestione molto criticabile, però aveva portato avanti una iniziativa molto, secondo me, molto significativa, quella la Ternana entra in classe, perché poi bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscere le cose fatte bene da quelle fatte male, quindi non a partito preso uno debba essere per forza contrario. E quindi ricordo diciamo, queste iniziative che venivano prese con i giocatori che andavano nelle scuole, questa, diciamo, con l'intento, no, di messaggiare il Ternana, società di calcio, squadra di calcio della propria città, e quindi far affezionare anche le giovani generazioni, magari spiegando anche quelli che sono i valori, i principi etico-morali e tecnici del gioco del calcio, che dovrebbero essere, perché a volte soprattutto quelli etici vanno e quelli morali vanno a farsi friggere. Però nello stesso tempo, voglio dire, poi a turno portava quei ragazzi delle scuole medie, delle scuole elementari, credo pure, allo stadio, mi ricordo, in distinti B. Sarebbe il caso, credo, di riprendere questa iniziativa, proprio perché ormai il Liberati si è spopolato praticamente, si sono perse un paio di generazioni, e allora come puoi farlo? Come puoi far creare il ricambio generazionale? Solo in questo modo, entrando nelle classi, come si diceva, proprio come era il titolo di quella iniziativa. Non so come la vedete voi, però no. Credo che il maestro Bucciarelli da questo punto di vista abbia ragione. Perché tra l'altro quella è un'iniziativa che potrebbe dare qualche effetto immediato, perché se tu porti 300 ragazzini allo stadio e magari li sistemi come all'epoca nell'anello inferiore dei distinti B, c'è comunque una macchia di colore e vociante. E poi, come dire, semini per il futuro, no? Perché magari il ragazzino
che viene a vedere la Ternana, magari su 300 se ne appassionano un terzo, ma quelli sono 100 potenziali tifosi che poi tra qualche anno ti ritrovi. Ma non solo, le iniziative le puoi fare di vario tipo. Puoi concedere il biglietto gratis ai ragazzini e magari concedere un biglietto a tariffe ultra popolari ad uno o due accompagnatori, no? Quindi, cioè, puoi creare un indotto collaterale rispetto all'iniziativa. Poi queste sono questioni che ovviamente sono di competenza del marketing rossoverde, che sicuramente sa il fatto suo assolutamente, però insomma è uno spunto di riflessione sul quale secondo me varrebbe la pena soffermarsi. Certo. In ogni caso, ampliando il discorso, qualcosa bisogna pur fare, perché non è che ci si possa affidare solo ai risultati per riportare un po' di gente allo stadio. Non è che puoi aspettare di vincere il campionato per rivedere un po' di gente allo stadio. Marco, la tua idea da tifoso? Sì, che quella lì, sicuramente quella della Ternana Entra in Classe, era un'ottima iniziativa che anch'io mi sento di consigliare nel riprodurla, nel riproporla. E poi, per quanto riguarda invece diciamo i tifosi più grandi, probabilmente tanti che si sono disinnamorati lo hanno fatto anche perché sono tanti anni che non c'è una programmazione, non per forza di vertice, non per forza di successi, però una programmazione, delle scelte sensate che si leghino l'una all'altra, e probabilmente l'improvvisazione, il continuo cambio di strategia, cambio di comunicazione, probabilmente hanno portato tanti ad allontanarsi. Quindi forse per i più grandi basterebbe soltanto tornare a gestire in maniera un po' più lineare, un po' più prevedibile e meno improvvisata la società. Oh, la domanda che volevo farti è invece relativa a Palombi. 3 partite, diciamo 2 gol e mezzo, perché poi se quel colpo di testa non fosse, il pallone non avesse incrociato il braccio di Matteo Ciofani, rigore ineccepibile, insomma avrebbe realizzato il terzo gol, meno di un, ma non sembrava, il portiere sembrava fuori causa. Sì, è indubbio che... Come si è inserito, insomma, come vedi questo suo inserimento? È indubbio che l'impatto che ha avuto Palombi sulla Ternana non è che estremamente positivo, non si può definire in maniera diversa. Lo stesso Carbone, se non mi sbaglio, ha fatto correre un bel rischio in apertura di partita, sì, quando ha dato quel pallone indietro e ha servito Dionisi. Però. Dicevo, lo stesso Carbone, se non mi sbaglio, dopo la partita contro l'Entella si è rammaricato di non averlo gettato nella mischia in precedenza, sì. E devo dire, poi, tra le altre cose, ovviamente è sempre difficile inserirsi per un giovane in un campionato di Serie B, perché la primavera non è come la Serie B, e lo abbiamo visto anche con giocatori anche l'anno scorso che in primavera avevano fatto faville e qui a Terni hanno trovato molta difficoltà nel riuscire ad esprimersi. Guarda Greco. Ma lo stesso Gondò, che in primavera era inarrestabile, probabilmente anche per la propria fisicità, certo. In Serie B invece ha trovato molte difficoltà. E, dicevo, quindi è sempre difficile. E un altro dato importante, cioè un'altra cosa che io sottolineo, è che mi sembra che in queste partite non è che abbia avuto decine e decine di occasioni, o chissà cosa abbia fatto, perché è in una forma strabiliante. Si è impegnato tantissimo, ha corso tantissimo in tutte le partite in cui è entrato, e c'è sempre stata in tutte le partite l'occasione in cui si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto. Questa è una dote dei grandi attaccanti, se fosse così ben venga per la Ternana, e ovviamente ben venga anche per lui. Un saluto a Federico Liti, intanto, che ci ha mandato appunto la foto che vi dicevo prima del fallo di Cori su Pedriccione, di cui abbiamo discusso e abbiamo parlato prima. Allora, 1-1, credo che sia il finale fra Salernitana e Provercelli, mi dice l'amico Ennio Alunni, il gol di Donnarumma per la Salernitana, sprocati per la Provercelli. Tutto sommato è un più siamo meglio siamo, dicevano. È un punto in meno che viene distribuito. Certo, un punto di 3 in palio non viene attribuito. Volevo aggiungere una riflessione a quello che diceva prima Luca in riferimento alla partita.
di sabato, che in effetti i dati statistici parlano di una partita in sostanziale equilibrio, al di là dei tiri, e dei calci d'angolo molto in favore dei giocatori di casa. Però probabilmente la Ternana col Benevento ha fatto in certa di corner e ha perso, sì, però dicevo, probabilmente quel sostanziale parità nei tempi di gioco è stato nel possesso palla, è stato utilizzato in maniera diversa dalle due squadre, probabilmente il Frosinone perché giocava in casa, perché era spinto dal pubblico, perché primo in classifica, perché obbligato a vincere, l'ha utilizzato più per spingere, anche se poi, come giustamente ha detto Luca, non ha creato sostanziali pericoli se non in due o tre occasioni alla Ternana, e la Ternana, che come diceva sempre giustamente Luca, ha creato altrettanti pericoli al Frosinone, però ha usato quel possesso palla probabilmente un po' più per rifiatare, per far girare la palla ed evitare di farsi schiacciare dietro, perché nei minuti in cui, più o meno dal quinto al venticinquesimo del primo tempo, il Frosinone è riuscito a spingere la Ternana era in sofferenza, e lì è stata brava a tener botta e non commettere la solita ingenuità, anche se poi una è stata commessa, però a tener botta e tenere la partita in vita, diciamo, sì. Poi invece, ecco, ripeto, nel secondo tempo è entrato bene lo straniero, non mi ricordo, Kragler. Del Frosinone, perché non ha soltanto tirato due bei calci piazzati, ma se l'è anche procurati. Se vogliamo, uno dei due. Abbiamo peccato lì, secondo me, nel senso a 4-5 metri dalla linea dell'area di rigore, quando hai gente come Kragl che tira in quella maniera, prima di far fallo ti devi pensare un attimino. Sì, infatti quella lì è stata una pecca che tergiversare un po' più. Si poteva pagare cara, perché infatti in due occasioni, prima per la deviazione di Avenatti e poi il tiro toccato da Aresti, poteva finire male. C'è stata un'altra punizione che ha sfiorato il palo alla sinistra di Aresti, sì, proprio battuta, nel finale. Battuta dalla nostra fascia destra. Sì, quello è... Però dicevo, ecco, in effetti quando la Ternana è riuscita però a riprendere, a tenere la palla, a farla girare, ha fatto respirare la difesa, in modo tale che quando i difensori poi successivamente sono stati chiamati in causa, erano con la giusta lucidità per poter affrontare la situazione, perché stare sempre sotto pressione diventa veramente difficile. Ora, perché voglio dire, siamo contenti che Adriana abbia vinto con l'Entella, siamo contenti e soddisfatti che Adriana abbia pareggiato a Frosinone contro la prima della classe, però quanti problemi sono da risolvere ancora? Lo chiedo a Luca e lo chiedo a Marco, magari mentre ci vediamo nel doppio schermo immagini e quello che parla. Il primo è legato alla differenza reti e quindi è incontrovertibile in quanto fotografato in maniera inoppugnabile dai numeri. Pochi gol segnati, 17, ma ancor di più troppi gol subiti, 22, per una differenza reti che in questo momento non è drammatica ma è comunque negativa, meno 5. E ripeto, scomponendo il dato, se potrebbe essere perfino accettabile, ma non lo è, quello relativo ai gol realizzati, 17 in 16 partite, è sicuramente inaccettabile quello relativo ai gol subiti, 22 in 16 gare. Quindi migliorare prolificità in zona gol e migliorare contestualmente, e forse ancora prima dell'altra variabile, la tenuta difensiva. In mezzo c'è il centrocampo, esattamente come in un campo di calcio, e quindi intensificare se possibile e nella massima misura possibile la continuità e la qualità della manovra. Mi ricollego a quello che diceva un attimo fa Marco. C'è stato un quarto d'ora scarso nel cuore della ripresa, una dozzina di minuti abbondanti, grosso modo tra il 20° e il 35° più o meno, in cui la Ternana ha giocato al calcio, e per una dozzina di minuti non solo non ha rischiato nulla, ma addirittura ha creato le due palle gol, Falletti, gran parata di Bardi e colpo di testa di Masi fuori. Cosa significa questo? Scientemente traduco in maniera forse troppo semplicistica, però mi serve per comunicare in maniera più forte il mio messaggio. In linea di massima, al netto degli episodi, delle decisioni arbitrali, eccetera,
quando giochi bene, quando fai girare palle in maniera precisa e veloce, minimizzi le occasioni altrui. Viciani diceva: se il pallone ce l'ho io, non ce l'hanno gli avversari. Certo. E ti metti nelle condizioni di creare qualcosa in fase offensiva. Ripeto, lo sto dicendo in maniera volutamente molto semplicistica, però quel quarto d'ora scarso di Frosinone io credo che testimoni quanto detto. E allora, se si riuscisse a giocare come Carbone chiede ai suoi giocatori, ai suoi ragazzi, di più la palla, e quando dico di più intendo per un maggior minutaggio e con sempre crescente rapidità e velocità, ne trarrebbero vantaggio sia la fase difensiva sia quella offensiva. Per Marco, cosa c'è da migliorare in questa Ternana? Sicuramente tutto quello che ha detto Luca è da condividere. Se vediamo le ultime due partite, la Ternana è migliorata molto. È migliorata sia nella tenuta difensiva, ma non, come dicevamo prima, soltanto per il rendimento dei difensori, ma anche per la fase difensiva di tutta la squadra. E è migliorata anche in fase offensiva, perché ha fatto 3 gol a Lentella, ha segnato anche se sul rigore contro il Frosinone, ma se non ci fosse stata la mano di Matteo Ciofani, avrebbe segnato su azione. Sì, credo che il colpo di testa di Palombi fosse destinato in fondo al sacco, credo. Sicuramente verso la porta, sicuramente verso la porta, probabilmente in rete. Quello che sicuramente va migliorato è bisogna eliminare nella maniera più assoluta errori dovuti a distrazione, non voglio dire a poca concentrazione o a sufficienza, però diciamo errori evitabili, errori grossolani evitabili. Purtroppo ne abbiamo fatti tanti e continuiamo a farli, perché anche in questa partita in cui abbiamo conquistato un punto d'oro su un campo molto difficile dove non tante squadre faranno punti, comunque abbiamo commesso un errore che ci ha costato il gol dello svantaggio. Quando un giocatore, quando un altro, purtroppo ne commettiamo ancora tanti, e su questo penso bisogna veramente migliorare. Allora, torniamo in studio. Non so se Albertino ha avuto modo di aggiornare la classifica, però facciamo un commento alla giornata, per cui non l'abbiamo fatto proprio all'inizio di trasmissione, solitamente la prima pagina, i nostri gol, proprio per avere più tempo a disposizione per parlare con Marino Defendi, che è stato ospite nella prima parte, come è stato ospite Alessandro Piacenti di Marina Ferretti nella rubrica Conosciamoli. E allora chiedo a Luca che ha detto la sedicesima giornata, in particolare a tuo avviso. Ma indubbiamente la sconfitta del Trapani a Pisa, di misura e per certi versi perfino immeritata, ha amplificato le difficoltà della compagine siciliana, che adesso è ultima in classifica a 5 punti di distacco dalle pericolanti. Guarda caso, appena 6 giorni fa la dirigenza del Trapani ha diramato un comunicato nel quale confermava in maniera forte Cosmi e addirittura diffidava chiunque dal diffondere diciamo notizie o indiscrezioni circa un possibile sonno. Ma non fanno più bella figura a star zitti? Me lo chiedo anch'io. E invece poi è arrivato questo esonero. Quella partita però dimostra che tra il Pisa, che è praticamente a centro classifica, e il Trapani, che è ultimo, in realtà i valori siano sostanzialmente simili. Anzi, il Pisa probabilmente in questo momento è più squadra, ma il Trapani ha 2-3 individualità che il Pisa non possiede. E però in questa Serie B, soprattutto in quella di quest'anno, a parità di valori ti può capitare di avere 7 punti di meno, anche perché magari perdi lo scontro diretto, parlo di Pisa-Trapani, sugli sviluppi di un corner dove probabilmente il gol scaturisce da un'irregolarità non rilevata dall'arbitro. Non so se Marco abbia avuto modo di vedere questa situazione e di analizzarlo, di valutarla come me o in maniera difforme da me. Più che il gol è l'angolo dal quale poi dopo scaturisce il gol, che c'era già fallo sul portiere. C'era fallo sul portiere in uscita. Già il corner non andava assegnato per un fallo evidente su Guerrieri, ma poi anche sulla mischia successiva secondo me c'è qualcosa da rivedere.
Allora, il primo dato, Trapani comunque in difficoltà. Del resto si sa che è notorio che quando le cose vanno male spesso piove sul bagnato. Certo, il punto che ha preso questa sera nel posticipo la Pro Vercelli a Salerno è molto significativo. Io credo che la Salernitana sia una squadra per valori strutturali destinata a risalire la china, mentre la Pro Vercelli credo sia destinata a soffrire fino alla fine. Possiamo leggere questo pareggio in modo positivo perché, come dicevamo prima, un punto dei tre potenzialmente a disposizione delle contendenti non viene attribuito. Se invece facessimo riferimento a questa mia considerazione di pochi secondi fa, potremmo pensare che forse alla Ternana avrebbe potuto fare più comodo una vittoria dei padroni di casa. Per il resto, devo dire un ottimo punto del Latina a Ferrara contro una delle squadre più in forma del campionato, anche se poi la spalla ha chiuso in 10 per un'espulsione, ma insomma è un'espulsione che è arrivata nella parte finale del match. E che soprattutto in casa faceva punti con regolarità con chiunque. E se vogliamo considerare il Novara, classifica alla mano lo è, una potenziale pericolante, si è andato a prendere un ottimo punto a Perugia, ma per il Novara, insomma, a parte che il Novara con i suoi 18 punti è relativamente tranquillo, ma poi il Novara per organico davvero non credo possa, esattamente come la Salernitana, davvero essere risucchiata nelle retrovie. Sì, nel giro di 3 punti ci sono 10 squadre. Ci sono 10 squadre e devo dire che, e questo è un elemento negativo per la Ternana, una delle squadre che io immaginavo in maggiore difficoltà, cioè il Latina, comincia a fare risultati con invece con una discreta regolarità. E ripeto, questo punto che ha preso a Ferrara è molto importante. Un mese fa il Latina stesso era andato a pareggiare, sebbene a tempo scaduto, a Cesena, ha battuto il Bari in casa. Nel Latina, che comunque ha un organico discreto, per dire, secondo me superiore a quello della Pro Vercelli, che ha i suoi problemi societari. Il Latina ha grossi problemi societari, però dico evidentemente la mano dell'allenatore si vede, perché Vivarini, che è agli esordi in Serie B, comunque dà l'idea di essere, come dire, un vecchio nocchiere esperto, e si vede l'impronta dell'ex tecnico del Chieti sulla squadra nerazzurra, che comunque ha attaccanti come Corvia, che non torniamo in studio, magari ce la ricordiamo. Io credo che una sola squadra tra quelle della parte sinistra della classifica possa essere risucchiata in basso, ma è solo un'ipotesi la mia, e cioè il Brescia. Non tanto e non già perché non abbia dei valori importanti, soprattutto in avanti, perché Caracciolo, Morosini e Torregrossa fanno, quando hai Caracciolo davanti, fanno del 4-3-1-2 delle rondinelle, diciamo sicuramente uno scenario interessante e pericoloso per gli avversari, a cominciare dalla Ternana nel match di sabato, quanto perché l'età media è molto bassa e la fase difensiva evidenzia grosse lacune. Infatti il Brescia ha subito più gol della Ternana. Al di fuori del Brescia non mi sembra che nella parte sinistra della classifica ci siano squadre, sì, ci sono squadre che potranno perdere qualche posizione, ma non credo, non vedo potenziali pericolanti. Mentre al contrario io credo che le sovracitate Salernitana e Novara, che in questo momento hanno 18 punti, siano destinate a risalire più o meno rapidamente verso posizioni più tranquille. E poi penso che anche lo stesso Cesena, che superando nettamente l'Avellino lo ha agganciato a quota 16, agganciando anche la Ternana, lo stesso Cesena per tu parli tanto della Salernitana, ma a me non sembra, non so il parere di Marco sulla Salernitana, insomma non, ma anche io non sarei questa così squadra, con la forza di Donnarumma là davanti probabilmente riesce a mascherare anche diversi Coda, problemi però, Coda e Donnarumma, però in mezzo e in difesa non mi sembra insomma questa squadra straordinaria, non è una squadra compassata in mezzo al campo, appunto. Sì, anche io non sarei così sicuro, cioè non è ovviamente, se si fa una classifica virtuale non è la non squadra, è da ultimi 5 posti, non è da ultimi 5 posti, però non sarei così sicuro che non rimarrà invischiata nella lotta per non retrocedere. Mentre sono sicuro, cioè, come diceva Luca, anch'io credo che il Cesena e il Novara usciranno fuori da quella palude molto presto, e concordo anche sul fatto che se c'è una squadra che dalla parte sinistra della classifica si potrebbe trovare invischiata fra qualche giornata nella lotta per non retrocedere possa essere il Brescia, le altre proprio lo escluderei. Senti, e della Ternana invece? I 16 punti della Ternana, cioè parliamo di squadre che potrebbero essere risucchiate, squadre che meritano quella posizione, e la Ternana, visto che interessa soprattutto a noi, insomma. La Ternana, se è in quella posizione,
è perché bene o male se lo merita, nel senso che ha commesso tanti errori, ha fatto cose buone ma ha commesso anche tanti errori. Ha le potenzialità per tirarsi fuori, secondo me, però da averle a riuscirci non sempre l'equazione viene risolta. Quindi un po' di apprensione c'è, anche perché tranne il Cesena, ecco, il Novara, io credo che tutte quelle che sono nella parte destra nessuna si possa sentire al sicuro che tanto a fine campionato riuscirà a fare i punti per salvarsi, visti gli organici e viste anche i passi falsi, cioè gli errori. È un campionato con molti errori, come sempre, no? Si dice che quando c'è un gol c'è sempre la squadra avversaria che ha sbagliato qualcosa, ma in questo caso vedo errori pacchiani da parte di molte squadre che compromettono poi ovviamente i risultati. Facendo un commento alla giornata che si è conclusa da poco con Salernitana Provercelli, balza all'occhio, a parte la mancanza di vittorie esterne, se non sbaglio 5 vittorie interne e 6 pareggi, sì. Molti. Neanche un segno o due. Sì. Però balza all'occhio che nelle prime, tranne il Verona, le squadre che la seguono, mi sembra 7 squadre, di 6-7 squadre non ha vinto nessuno, mentre hanno fatto quasi tutte le squadre che si trovano nella parte destra della classifica hanno fatto punti, ad eccezione credo del Trapani e dell'Avellino. Chi 1, chi 3. Ed ecco che la classifica si è quindi accorcia, la classifica già corta si è accorciata ulteriormente e ha dato dimostrazione che comunque in questo campionato non si può abbassare la guardia un attimo, perché viene subito risucchiato o perdi contatto da quelle squadre che magari, certo, ti precedono in classifica generale. Dimostrazione, se andiamo su Marco, magari dimostrazione ne è il pareggio della Ternana a Frosinone. Chi avrebbe scommesso sulla mancata vittoria del Frosinone contro la Ternana? Oltretutto Frosinone che passa in vantaggio, io credo che in quel momento forse Frosinone ha peccato anche un pochino di... C'era anche entusiasmo, tutti al Matusa, c'erano tutti striscioni in giro per Frosinone che invitavano appunto gli sportivi ad essere presenti, un invito che è stato raccolto, perché poi era la curva era gremita, la tribuna era gremita, qualche posto nei distinti B, ma insomma un bel colpo d'occhio presentava il Matusa. Lo stesso telecronista di Sky mi sembrava sottolineare con una certa enfasi, non so perché, le azioni della Ternana erano di poco conto, mentre quelle del Frosinone, era sempre il Frosinone che cercava sin da subito di fare la partita. Bene, io volevo adesso ci facciamo un break pubblicitario. A proposito, mi sono dimenticato, ma avete sentito l'intervista di Cerse Cosmi nel dopo, sì, Pisa? Certo. Insomma, non ha avuto peli sulla lingua, no, nei confronti del presidente Abodi, mi sembra. Io a memoria mia non ricordo una situazione analoga in cui il presidente della Lega, una cosa è farsi, come dire, garante, no, della salute tra virgolette di una delle consorelle cadette al fine di garantire la regolarità dell'intero torneo cadetto, e questo va benissimo. Altra cosa, a mio avviso, è curare in maniera così assidua un eventuale passaggio, trapasso societario, insomma. Tecnicamente, in punta di diritto sportivo, io credo che Abodi si muova entro il perimetro di ciò che gli viene consentito, perché non credo che un dirigente esperto come lui possa fare qualcosa che in punta di diritto sportivo non gli sia consentito. Almeno a livello ufficiale. Sì, io credo, cioè do per scontato che lui faccia cose che la normativa gli consente di fare. Lo do per scontato, parto da questo assunto, però insomma francamente mi sembra inevitabile poi che si possa arrivare a delle polemiche o a delle dichiarazioni che non mi sembrano del tutto infondate, ecco, come quelle di Cosmi, non mi sembrano infondate. Insomma, auguriamoci che magari anche in futuro, se dovesse esserci qualche altra società in difficoltà, si abbia lo stesso comportamento.
da questo punto di vista, altrimenti... È che comunque in alcune scelte, prima fra tutte mi viene in mente quella della partita contro la Ternana della prima giornata di campionato, per andare a... Perché diciamo, sono passate 16 giornate, quindi certo, vuol dire... Però per andare a garantire una delle tue società, nel senso una delle società che fanno parte della tua Lega... Sembra che vai però a discapito delle altre, e questo non deve essere, per quanto tu puoi mettere in campo azioni volte a, diciamo, a garantire, a migliorare, comunque a garantire la sopravvivenza di una, non puoi compromettere in alcun modo i risultati delle altre, ecco. Allora, dicevo, adesso facciamo un break pubblicitario, poi Luca ci presenta il Brescia, ci vediamo un po' l'immagine della partita contro l'Ascoli, e poi in chiusura di trasmissione vi faremo vedere la sintesi della partita della Ternana femminile, che ieri ha battuto il Pescara a largo punteggio. Mi sembra che si sia riacceso molto entusiasmo nei confronti della squadra rossoverde. Ieri sera noi vi abbiamo proposto alle 21 con le riprese di Alberto Francioli a telecronaca dell'incontro, le interviste del dopo partita, cosa che vi abbiamo anche riproposto nel pomeriggio. Questa sera, proprio in chiusura di Notte Gol, vi faremo vedere invece la sintesi della partita, quindi una sintesi con tutti i gol che sono stati realizzati nella giornata di nella partita di ieri contro il Pescara. Per il momento ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi di nuovo insieme per la parte finale di Notte Gol. Le squadre strutture. Antica Osteria da Friozzu, dal 1900 i migliori piatti della tradizione ternana. Cirriole dell'osteria, fettuccine alla boscaiola, gnocchi con sugo di castrato, pizza al testo, carne alla brace e per finire la nostra fantastica zuppa inglese. Ogni piatto viene preparato con le ricette di una volta, con la stessa passione di 100 anni fa. Antica Osteria da Friozzu, anche per banchetti e cerimonie, a Terni, zona Fiori 115, telefono 0744 40 22 32. A Terni, in via Gramsci 3, lato Coop, centro di aloterapia. Il sale della vita, con grotta di sale e stanza del sale Bimbi per il benessere di tutta la famiglia. Effetti benefici per raffreddore, sinusite, otite, bronchite, tonsillite, asma e allergie. Ti aspettiamo per una prova gratuita a Terni in via Gramsci 3, lato Coop. Impermeabilizzazioni e ristrutturazioni edilizie. Franco Falocco SRL, una moderna impresa che, grazie all'ottima organizzazione, al personale qualificato e alle moderne tecnologie, garantisce lavori eseguiti a regola d'arte. Franco Falocco SRL, sicurezza, qualità e durata negli interventi per aziende, appartamenti, condomini. Franco Falocco SRL, strada di Pantano 24B a Terni, telefono 0744 81 19 79. AET, al vostro servizio da 40 anni nel settore assistenza e ricambi per elettrodomestici, nella storica sede di Via Leardi numero 2, ringrazia tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito all'espansione della società. AET è presente anche in Via Curio Fornaci 14 a Terni, zona Maratta, dove potrete trovare anche assistenza di vasche idromassaggio Teuco e caldaie da riscaldamento Baxi. Assistenza su tutti gli elettrodomestici, grandi e piccoli, con permuta per il nuovo. Inoltre, sempre in Via Curio Fornaci, l'AET è presente con vendita di prodotti per la refrigerazione e condizionamento industriale e da oggi anche ricambi per cucine industriali, alberghiere e ristorazione. AET, a Terni, in via Leardi 2, telefono 0744 40 15 80 e via Curio Fornaci 14, telefono 0744 40 11 31. AET, da 40 anni anche nello sport. Gianni Persico Autonoleggio, 30 anni di esperienza nei trasporti e nel noleggio veicoli, noleggio di furgoni, minibus e autovetture a prezzi estremamente concorrenziali. Si noleggiano van per trasporto cavalli. Gianni Persico è anche soccorso stradale e recupero macchine sinistrate in Italia e all'estero. Per i vostri trasporti, traslochi, viaggi e vacanze, Gianni Persico, la cura dei particolari nei mezzi noleggiati. A Terni, in via Bartocci, telefono
telefono 0744 81 71 12 328 73 77 675 348 76 64 161. La batteria a Terni in via Montegrappa 2. Pronto intervento allo 0744 198 15 47 oppure 389 58 16 510. Allora, parte finale del nostro Notte Gol. Luca, parlaci del Brescia. Prima ci vediamo la sintesi. Magari sì. Tu hai visto anche la sintesi, quindi magari la puoi anche, se vuoi, commentarla. Andiamo con le immagini allora della partita del Brescia e poi andremo a vedere quali sono i punti forti di questa squadra di Brocchi. Dovrebbe rientrare, credo, Caracciolo, che e ieri che era assente, anche Torre Grossa, tra le due squadre. La batteria avanzata ci sarà. Luca. Beh, intanto il Brescia ha vinto una partita che ha affrontato in grande difficoltà perché era privo dei due attaccanti titolari, entrambi squalificati, e poi era reduce dal poker rimediato a Benevento, no? Quindi quando perdi 4-0 in trasferta e chiudi la partita in 9 e ti trascini la squalifica dei due attaccanti titolari, la gara successiva si presenta irta di difficoltà. Invece il Brescia l'ha interpretata bene e ha meritato la vittoria, trascinata soprattutto da uno dei due figli d'arte che ha in campo, cioè il centrocampista Bisoli, l'altro è il difensore Somma. Bisoli che tra l'altro, dopo aver sfiorato il ma gol, è tecnico questo giocatore? È completo, sì, è tecnico e dinamico. Non è come il padre, insomma. Sì, sì, no. È tutto un altro giocatore. Sì, spalla al piede è più forte. È un centrocampista di quantità, ma ha piedi tutt'altro che disprezzabili. Un busellato? Un busellato forse ancora leggermente superiore sul piano tecnico, okay, e con maggiore senso del gol. Tanto è vero che in questa partita ne ha segnati 3 di gol. Alle incursioni e, ripeto, è già arrivato a quota 3 gol. E, tra l'altro anche il gol che stiamo per vedere è un bel gol su uno spunto di Camarà. Intanto sempre Camarà ha creato questa palla gol. E poi Camarà invece nell'azione che decide il match appoggia questa palla all'indietro e Bisoli con questo destro angolato fa secco il portiere avversario Lanni. Ripeto, una vittoria sostanzialmente meritata. Il Brescia, sebbene in formazione rimaneggiata, ha giocato decisamente meglio della compagine marchigiana che di fatto in avanti non si è mai vista. Cioè Minelli, giovane portiere delle rondinelle, è stato pressoché inoperoso e come possiamo vedere il Brescia ha anche sfiorato il gol del raddoppio in un paio di circostanze, quindi insomma nulla da dire sulla legittimità del successo della compagine di Brocchi. Sui valori strutturali, in avanti a qualità, 4-3-1-2, Morosini tra le linee, Caracciolo e Torregrossa davanti, e Torregrossa è veramente un attaccante molto molto bravo, mancino naturale. Sì, ex Trapani, mancino naturale, molto tecnico e che vede anche la porta. Che quindi, doveva venire anche a Terni, che doveva venire a Terni, era diciamo un obiettivo di Larini a quanto pare, poi sono cambiate tante cose e diciamo è un obiettivo che non è stato più seguito e inseguito dalla Ternana. A centrocampo con Bisoli e Pinzi hanno, e Martinelli hanno discreta qualità e molta quantità, forse. Probabilmente il reparto meno attrezzato è quello arretrato, perché insomma sta disputando un buon campionato, Calabresi che è il suo compagno di reparto sta faticando, però si è infortunato alla vigilia della gara con l'Ascoli, non è detto che recuperi in vista del match di sabato a Liberati. Al posto di Calabresi potrebbe giocare l'ex difensore dell'Udinese, ossia Bubnic, che era stato anche nel mirino di Cozzella un anno e mezzo fa, difensore esperto ma a mio avviso piuttosto macchinoso. E poi anche per quanto riguarda i terzini, insomma, per esempio c'è Colì a sinistra che spinge molto, ma certamente in fase difensiva evidenzia grosse lacune. Quindi è una squadra, secondo me, vulnerabile nel pacchetto arretrato, cioè, secondo me, vulnerabile nel pacchetto arretrato, basta guardare il dato relativo ai gol subiti e questo assunto trova conferma. Ultima notazione sul portiere Minelli, che è veramente imprevedibile, capace di grandi interventi perché è molto acrobatico tra i pali,
ma anche di amnesie sconcertanti, soprattutto nelle uscite alte. Ti vuoi aspettare di tutto da Minelli, nel bene o nel male? Contiamo tutti lui allora. Allora, per la Ternana invece squalificato ci sarà Petriccione, quindi... Che è uno dei tre giocatori che finora aveva sempre giocato, 12 da titolare, 4 come subentrato, salterà la prima partita. Giocherà di noia probabilmente. Probabilmente giocherà di noia come interno sinistro e a questo punto gli unici rossoverdi a pieno regime restano gli uruguayani, Avenatti e Falletti, anche se... Falletti le ha giocate tutte come titolare queste 16 partite, Avenatti in 5 circostanze, se non vado errato, è subentrato. Due cose prima di vederci la sintesi, perché la voglio vedere insieme a Luca, insieme a Marco, perché poi voglio sapere da Luca, che ama soprattutto il tecnico, quello che pensa di un paio di giocatrici. Però prima volevo domandare a Marco, i meriti fin qui, se ci sono, di Carbone? Sicuramente un merito che balza agli occhi in questo momento è il recupero di due giocatori come Avenatti e Masi, che alla fine della scorsa stagione, sui quali diciamo alla fine della scorsa stagione non si riponeva molta fiducia, vuoi in un caso per, nel primo caso per diciamo la discontinuità del rendimento. In realtà Avenatti era andato bene soltanto nella prima parte della stagione precedente, poi per una stagione e mezzo aveva lasciato a desiderare, vuoi nel secondo caso anche per scelte societarie che l'hanno portato nella seconda parte della scorsa stagione a finire fuori rosa e quindi a non giocarsi più il posto con i compagni di squadra. Comunque sembravano due giocatori pressoché persi, almeno in ottica rossoverde. E invece sul primo Carbone ha puntato sin da subito decisamente, e anche sul secondo ha puntato sin da subito, per poi rendersi conto che invece forse serviva un po' di tempo per poter far tornare Masi in campo a pieno ritmo, visto che era da molto assente, prima l'infortunio, poi le scarse presenze, poi il periodo fuori rosa, e in questo momento sembrano due giocatori recuperati a pieno, soprattutto Avenatti, che in questo momento è decisivo, è uno dei migliori realizzatori della Serie B con 9 reti, lo straniero più prolifico. Ecco, questo dato mi sfuggiva, però lo straniero più prolifico del torneo cadetto. È vero che 3 gol sono arrivati su calcio di rigore, ma innanzitutto i calci di rigore bisogna segnarli, non è detto, e poi li sta calciando veramente bene, cioè il rigore tirato a Frosinone fuori casa. Frosinone ha fatto una gran partita, ha giocato dei palloni splendidi veramente con quel tocco suo. Sì, ecco, mi ha anticipato, perché volevo aggiungere che non è soltanto la fase realizzativa, ma anche l'atteggiamento in campo è totalmente diverso rispetto al passato, rincorre gli avversari, recupera palloni. Probabilmente Carbone non solo ha lavorato sull'aspetto psicologico fondamentale, a quanto ci siamo sempre detti su Avenatti, ma anche a livello tattico è riuscito a trovare l'interruttore giusto per accenderlo. Sicuramente ha bisogno di un giocatore che gioca accanto a lui, altrimenti rischia di sparire, e con il giocatore che gioca accanto a lui, lui si può permettere di arretrare, smistare il pallone e poi entrare in seconda battuta, e ha segnato anche in occasioni del genere, dopo aver smistato il pallone con, sì, i difensori che seguivano Palombi, e lui è arrivato in seconda battuta e ha segnato su un cross dall'esterno. Senti, invece il demerito più grande, se c'è, di Carbone, qual è stato? L'errore più grande, se c'è stato fino a questo momento? Secondo me, prima dico un altro merito per arrivare al demerito, certo, perché è collegato, e cioè un altro merito è quello di aver, secondo me, in un tempo non estremamente lungo a sua disposizione, visto che è arrivato tardi, non all'inizio della preparazione, in un tempo non estremamente lungo è riuscito a trovare probabilmente il giusto assetto, il giusto equilibrio per questa rosa, per questa squadra. Il demerito più grande probabilmente in questa fino ad oggi è stato quello di andare a modificare ulteriormente dopo che aveva trovato l'equilibrio,
pagandone poi a caro prezzo le conseguenze. Nel momento in cui sei riuscito a trovare un equilibrio, secondo me, quindi quando ha fatto il 4-3-2-1, sì, oppure quando ha fatto il 4-3-3, quando è mancato Lagumina che invece di inserire Palombi, e lì probabilmente la frase nell'intervista in cui si pentiva di non averlo gettato in una mischia prima probabilmente era riferita proprio a quella partita. Ha inserito Surrago, nulla contro Surrago, ci mancherebbe, però dal punto di vista tattico aveva trovato la giusta alchimia, aveva trovato il giusto equilibrio, invece è andato a modificare qualcosa snaturando alcuni giocatori diciamo facendo saltare tutto quello che invece aveva costruito fino a quel momento. Tornato sui propri passi, ha ripreso la marcia dal punto di vista almeno dell'organizzazione del gioco. Bene, ci vediamo queste immagini. Volevo aggiungere qualcosa, Luca? No. Volevo aggiungere una cosa sola sul Brescia, perché oltre a Minelli è proprio tutto il Brescia che è imprevedibile, perché essendo probabilmente anche molto giovane è un po' discontinuo, soprattutto fuori casa ultimamente ha fatto veramente pochi punti, mi sembra le ultime 4 forse ha perso in trasferta, però è andata a pareggiare a Verona e a vincere contro il Cittadella precedentemente. Quindi è veramente una squadra imprevedibile da prendere con le molle. Allora, vediamoci questa partita di calcio a 5 femminile. Ieri sera la Ternana Futsal ha giocato contro il Pescara. Vediamo com'è andata la formazione di Pellegrini e del presidente Raffaele Basile. Le riprese sono di Alberto. Buona serata, gentili amici alla visione di Tele Galileo. E allora siamo alla palla di Vittorio per raccontarvi la partita fra la formazione della Ternana femminile e la formazione del Pescara. Maglia rosso-verde naturalmente per la Ternana, maglia bianco-azzurra per la formazione pescarese. Lancio in profondità per Pedace, brava la Renatigna, poi Taina Santos, Renatigna, Santos, palla per la Bisognin, palo, arriva la Presto. Il sinistro della Presta, alto per la numero 16 Gueli, che appoggia all'indietro per Plevano, attaccata da Renatigna, numero di Renatigna, ancora il numero, palla per Bisognin, doppio palo di Marques, ma è brava la Bisognin che subito serve per Taina Santos, numero di Taina Santos, il tiro, la respinta del portiere Antonacci. Se si sblocca lo 0-0 la partita diventa sicuramente più interessante, meno tattica e meno difensiva da parte della formazione Pescara. Renatigna, l'accelerazione, palla in mezzo e c'è il gol! C'è il gol di Neca, va in rete Neca per la formazione della Ternana femminile, ma direi che gran parte del merito spetta anche a Renatigna. Gli toglie il pallone a Brandolini, bravissima Brandolini per Renatigna, il tiro della Renatigna va a terminare sul fondo, palla giocata in avanti, c'è Gueli va al tiro, la parata di Mascia, 1-0, Gueli presto anticipa Renatigna, la Santos para Antonacci, Marques, finte di Marques, Coppari non ha bocca e Mascia ancora una preziosa parata, pallone giocato per Neca, ancora Renatigna, palla sul sinistro, il tiro, Antonacci rimette in calcio d'angolo. Bene, per iniziare il secondo tempo, gentili amici alla visione di Tele Galileo, il controllo alla Gueli, pallone per Renatigna, Renatigna per Santos, palla sul sinistro, numero della Santos, grande numero, gran numero della Santos, batte Bisognin per Renatigna, palla sul sinistro, il tiro e il gol di Renatigna, gran gol del numero 9 che realizza il secondo gol, 2-0 per la formazione rossoverde. Palla per Neca, il tiro di Neca, pallone sul fondo,
Queli avanza, cerca il doppio passo ma para senza problemi Mascia. La palla è per Renatigna, palla sul sinistro e il terzo gol della formazione rosso-verde. 3-0 per la Ternana. Gentili amici alla visione di Tele Galileo, e ancora lei, ancora la numero 9, ancora Renata, ancora Renatigna in gol, e applauso da parte del pubblico ternano. Ci vuole sulla 3-0 anche un pizzico di spettacolo, qualche gioco di prestigio sul 3-0 ci si lo può anche permettere per gli occhi del pubblico ternano. Marquez e gol, 3-1 la battuta, quindi pallone per la Santos, palla sul destro e c'è il gol di Taina Santos, straordinario il gol di Taina Santos, una schioppettata che si è zaccata alla destra del portiere Antonacci, 4-1 per la formazione rossoverde. Taina Santos in gol. Plevano dall'indietro per la numero 26 Mannavola, ma Renata gli toglie il pallone e poi gioco di prestigio, destro sinistro destro, palla sul fondo, pallone per Coppari, fallaccio della Gueli per la Coppari. Speriamo che non sia nulla di grave, perché ricordiamo la ragazza insieme alla Presto è convocata per la nazionale per un torneo internazionale che ci sarà a Toledo dal 5 al 12 dicembre, ma vedo sofferente al massimo Ludovica Coppari, addirittura viene portata fuori dal terreno di gioco a braccia. Marquez che commette fallo secondo me, ma la palla è ancora per Renatigna, numero di Renatigna, e sfonda la rete Taina Santos. Che numero ragazzi, questo è grande calcio, questo è davvero il calcio che ti invita a seguire anche il calcio a 5. 3-17 al termine, pallone per Santos, pallone di sinistro e ancora il gol, questa volta il capolavoro è di sinistro, 6-1. Va a battere Bisognin la rincorsa, il tiro e c'è il gol, 7-1 il risultato in favore della formazione rossoverde. Bisognin in gol, 7 secondi al termine, pallone che sta per essere giocato, c'è la fine e la Ternana calcio a 5 vince il match. Gentili amici alla visione di Tele Galileo, con il risultato di 7-1. Bene, allora ci siamo visti anche questa sintesi, Luca. Intanto mi dispiace per l'infortunio di Ludovica Coppari, sì, alla certo. quale rivolgo un sincero in bocca al lupo per una prontissima guarigione, sicuramente tornerà presto e più forte di prima. Per il resto ho visto delle giocate straordinarie, soprattutto del tandem brasiliano, veramente Renatigna un mancino velenoso, ma anche la Santos che è stata ospite nel tuo programma un paio di venerdì fa, davvero molto brava, splendide giocate. Nel secondo tempo in pratica non c'è stata partita, la Ternana ha dilagato. Marco? Quest'anno l'ho seguita molto meno a causa mancanza di tempo, negli anni precedenti l'ho seguita con una certa assiduità. Perché ho aumentato la famiglia anche, no? anche certo. Come va il piccolo Tommaso? Tommaso, come va? Benissimo, grazie. Però ecco, vedendo le sintesi mi rendo conto che probabilmente il tasso tecnico è anche cresciuto quest'anno, perché appunto le brasiliane, come diceva Luca, hanno veramente numeri da fare invidia a calciatori italiani di Serie A. Luca,
innanzitutto anche noi facciamo i migliori auguri a Ludovica Coppari. Davvero un peccato, insomma, che abbia si sia infortunata, non solo per la Ternana Calcio a 5, che è importantissima Ludovica, ma anche perché poteva usufruire della convocazione nazionale per andare in Spagna per giocare un quadrangolare internazionale con le potenze, con Russia, mi sembra, Italia, Portogallo e Spagna, quindi davvero con quattro a Toledo, mi sembra. E quindi in bocca al lupo a Ludovica, speriamo che non si tratti nulla di grave, però ci dicono che la caviglia sia abbastanza, ieri non era gonfia, oggi era un po' gonfia e anche forse versamento, perché si era un po' diventata nera. Quindi in bocca al lupo a Ludovica Coppari. Marco Natale ci scrive, dice: ciao Ivano, ma se il Pisa non paga gli stipendi e i contributi, gli verrà tolto qualche punto? Beh, vuol dire, se non entro i termini stabiliti non paga gli stipendi e non versa i contributi, come tutte le altre società, dovrebbe essere punita. Ma il Pisa avrebbe dovuto, e lo dico proprio senza tema di smentita alcuna, subire una penalizzazione di 2 punti per aver presentato in ritardo la documentazione necessaria per l'iscrizione al torneo cadetto. Tant'è vero che dopo la prima bocciatura è stato poi ammesso al campionato. E di norma questo tipo di situazione comporta una penalizzazione di 2 punti. E invece questa penalizzazione non è arrivata perché? Per un vizio di forma nel deferimento emesso dalla Procura Federale. E io non aggiungo altro perché non c'è altro da aggiungere. E quindi chissà, insomma, vedremo, staremo a vedere e riferiremo, voglio dire, quelli che saranno i provvedimenti. Poi per il resto io non so se il Pisa sia in ritardo nel pagamento di stipendi e contributi, no, sappiamo, a me non risulta, certo. A me risulta che le prime scadenze le abbia rispettate, però mi potrei sbagliare. Intanto ha schivato per un vizio di forma nel deferimento della Procura Federale i primi 2 punti o almeno 1 punto di penalizzazione. Ripeto, per la tardiva iscrizione al campionato, quindi parliamo di vicende dello scorso mese di luglio 2016. Allora, intanto Simone Maria, che io ringrazio, ci segnala che l'Inter ha battuto la Fiorentina per 4-2. E allora, credo che possa essere tutto, gentili amici della visione di Telegaleo, amici della visione di Notte Gol. Questa sera abbiamo fatto una prima parte scoppiettante insieme a Marino Defendi. Abbiamo conosciuto più approfonditamente Alessandro Piacenti, abbiamo poi parlato della partita di Frosinone, ma abbiamo parlato anche di quella di sabato prossimo contro il Brescia al Liberati. E poi abbiamo fatto vedere anche la sintesi della partita della Ternana femminile che ha battuto il Pescara per 7-1. Credo che insomma possiamo chiudere qui. L'augurio è che ci si possa rivedere lunedì, magari ancora sorridenti, per un buon risultato della Ternana, in modo che sia un notte gol un po' più gradevole. Ringrazio Marco Iapadre. Grazie a te, Ivano. Buonanotte a tutti. Gli chiedo scusa per tutte le volte che diciamo, lo coinvolgo il lunedì sera. Lo sai, per me è un piacere. Ok, grazie. Grazie a Luca Giovannetti del Corriere Buonanotte dell'Umbria. A tutti. Un ringraziamento a Alberto Francioli che è in regia. In precedenza c'era Vincenzo Vulpiani, quindi anche a lui i più sentiti ringraziamenti. Come i sentiti ringraziamenti vanno anche all'amico Maurizio Bonifazzi, che anche questa sera ci ha regalato degli splendidi lavori grafici. Grazie a voi che ci avete seguito. Naturalmente ora c'è il telegiornale, subito dopo il telegiornale Notte Gol andrà in replica, così come andrà in replica anche domani alle ore 14. Grazie, buona serata a tutti.